Thank you.
Buonasera, non sono a fuoco, giustamente doveva succedere qualcosa e voilà, no, la magia non è avvenuta. Probabilmente mi sentivate male, ma l'ho dovuto fare per allontanare il microfono per fare i test. E ora ci siamo. Ci siamo. Posso tenere. In realtà mi sa che il microfono io lo posso tenere anche qui, che voi lo sentite bene, giusto? O no? Come si sente? Buonasera, buonasera Lara. Come mi sentite? Silenzio in aula. Sì, stasera sì, non tanti. In realtà dovrebbe essere tipo così, si dovrebbe vedere bene e dovrebbe essere molto bello. Da sotto fa un po' caldo, però la webcam è lì, quindi niente, come la fa? Non la posso alzare al momento. Mi studierò qualcosa per alzarla, ci stavo già pensando. L'audio, no, dicevo il microfono perché l'ho allontanato particolarmente tanto per vedere se funzionava lo stesso, diciamo, si sente bene, quindi uguale al solito o un po' peggio. Come mi sta questo cappello? Dei capellacci e anche la barba ancora non me la so fare. Più mi guardo in live e più dico: ma oh Nini, ma che fai? Meglio col capello così, eh? Ora quasi quasi mi ritiro i capelli all'indietro. Quando sono così lunghi ci stanno. Facciamo una prova? Prova live? Ah, come mi ha sfatto così. Così all'indietro, tutto all'indietro così. Ah, non mi ci stanno. Me li devo pettinare. No, 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 mi sto stempiando. Sto diventando vecchio, niente. Come non detto. Ah, che capellaccio che mi è venuto sempre peggio. Poi col cappello, va. Si risolve il problema. Sera. Frontone, sì. No, ma mi stavano bene una volta. Ora invece stanno diventando sempre più da vecchio, mi sto stempiando un po' qui davanti forse. Non lo so. Ah, mi si sente bene, mi si vede bene, nessun problema. Come sta questo cappello? Dai ragazzi, aspettavo di saperlo. Non mi ricordo già più se ti ho salutata. Ciao Cici. Che bella memoria. Allora, intanto come mi sta il cappello? Poi com'è 60 fps 1080p che nessuno me l'ha ancora detto.
dovreste vedere super fluido e super a mega qualità. Anche mi sembra che... Ma vedi che se visto così in realtà no. Forse visto così no. Però. Perché è la webcam che guarda da sotto. È la webcam che bassa. Aspetta, va, facciamo invece allora un altro cambio. Cavoli, ho ammazzato il telefono. Ora si diventa dei cowboy. Addio, mi è morto il telefono veramente. È tutto bianco. Niente, è andato il telefono. Totalmente andato. Addio, l'ho ammazzato. Ho totalmente ammazzato il telefono. Bene così. Come si fa a resettarlo? Help! Come si resetta il telefono S8? Ho ammazzato il telefono. Ma perché mi stanno storti oggi? In realtà non mi stanno storti, la webcam che è un po' storta. Problema serio. Help, come si resetta il telefono? Qualcuno lo sa? E ora, prima di andare live, ragazzi, c'ho sto problema. Io sono fatto anche caffè, che non sono partito energicissimo. Reset S8. Vediamo. Su, Bixby, tasto accensione. No, non è che non si spenge, è così fisso. Mi è accaduto ora e è così fisso. Si prova. Teoricamente sta funzionando, sento che se pigio c'è il feedback tattile, quindi sta funzionando. Ora non si sta neanche spingendo e non si sta riavviando. Oh, ma cosa devo fare già? Niente, non è andato. Molto male. Aspettate, eh. Guarda cosa ho trovato su internet. Nulla. Cioè sta andando, sentite. Avete sentito questa maledetta di Bixby? Intanto vi faccio notare questo bellissimo particolare del telefono. Che si nota. Totalmente andato ormai. Sta per esplodere, letteralmente. È totalmente da cambiare sto telefono, ma finché c'è deve andare. Mi è appena caduto e niente, ha fatto casino. È partito il monitor. È diventato tutto bianco. Oh, si è spento. Io vorrei che si spengesse intanto. Se si spengesse sarebbe a posto già. Magari si resetta, eccetera. Se non si resetta spengendo si fa il discorso. Ma non si spenge nemmeno. Aiuto, è andato. Totalmente andato. Come si fa? Sono fregato. Ah, ci devo fare con i tasti. No, no, io voglio il riavvio. Come si riavvia? Forzatamente. Ah, gli occhi. Sta veramente andando del tutto. Via, vabbè. È il momento di cambiarlo per forza, ragazzi. Scusate, è diventato un momento serio questo. E... ok, ok. Entra in cloud? No, di sicuro. Quindi da smartphone non mi riesce, no? Io voglio...
Mamma mia. Reset forzato, proviamo, non lo so. Reset forzato. Non entrando nella recovery. Cioè i tasti rapidi di reset. Mi sa che a me il problema è che era carico pieno, perché l'avevo appena messo in carica. Provi una roba intanto, va bene. Si sta andando totalmente, ragazzi. Si sta totalmente andando il telefono. Malissimo. Non un buon inizio oggi, decisamente. Bravissima, brava. Non te l'ho detto io, l'hai fatto te. Sei stata molto più intelligente che di me, che ora mi sto preoccupando del telefono e non sto più pensando a niente. Scusate, scusate. Sto arrivando. Guida per ripristinare S8. Ma perché una guida per ripristinarlo? Cioè, erano due tasti una volta. Bastava un reset. Fare soft reset. No. Ah, accensione più volume giù. Visto, non era difficile. Sta cercando. Mi sa che è andato il monitor. Oh, ho intravisto qualcosa. È il monitor che è andato, eh. Oh, qualcosa appare. Non so se si vede. Non riesco a vedere se si vede. No, è no, dalla live non si vede, ma sta sentendo qualcosa e il monitor ormai è andato, capito? Talmente è andato il monitor. Gioia, guardate come mi fa molto cyberpunk questa cosa. Figo però. Adesso fa figo così. Disco? Ti ha reso farina? Che senso mi ha reso farina? No, vedo che si è riavviato, ma non riesco a vedere il monitor. Niente, è andato. Totalmente andato. Vediamo così. Ho visto che quando lo scuotevo, facevo cose particolari, si rinveniva. Mi è andato il telefono. In diretta. In diretta, è morto il telefono in diretta. Che tristezza. Allora, non è neanche un problema di carica, no, è proprio andato il monitor. È assicurato che il monitor se n'è andato. Ah, mi ha reso piano. Ah, com'è caldo poi. No, è totalmente andato ora. Ok, riesco ad intravedere lo sblocco. È proprio il monitor. Mi è caduto e è morto. È morto lì così. Questo è un problema. È un problema. È un problema serio anche. Anche perché non posso uscire di casa. È un vero problema. Serio problema. Serissimo problema. Sono fregato. Senza un telefono di scorta sono anche. Sono senza un telefono di scorta. Ci rido per non piangerci. È andato, è andato. Ciao telefono. Insegna agli angeli come bloccarli. Va bene, e niente, avete assistito in diretta alla morte di un telefono. E niente. Che vi devo dire? È così, ma il bello della diretta, il bello della fortuna della mia vita. Welcome to my life. Devo mettere quello come sound alert, sarebbe bellino. Vabbè, pensiamo al gioco, va? Pensiamo a cose più belline. F per il telefono. È anche brutto che tutte le volte io guardi in là. Devo sistemare anche sta cosa dei monitor. Però lì ci vorrà tanto tempo, lì ci sto pensando, anche lì non so ancora come fare.
Allora, a me mi sembra messo male così, però a vederla live sembra messo bene e così è così male. Qualcosa non torna. Qualquadra non cosa. Vabbè che sono storto io, ma insomma. Anche il cappello. Aspettate un attimo, via. Dove eravamo rimasti? Non me lo ricordo neanch'io. Ah, volevo fare una cosa bellissima. E a me è morto il telefono. Siamo su morti bellissime. Allora, io volevo provare un bel giochino con voi oggi. Volevo, visto che ora si possono fare, fare un pronostico. Però come cacchio si fa, scusate? Non l'ho mai fatto. Cosa credo che accadrà? Usa il comando prediction per scoprirlo. Io faccio prediction, tac, e faccio invio. Ah, ok, mi apre proprio il menu. Bello, però ora non vedo la chat. Allora, moderatori possono fare pronostici. Va bene. Nome del pronostico: troveremo i tre naufraghi. Risultato 1: sì. Risultato 2: no. E non ne posso mettere più di due. Sì, come faccio? E non so come metterne di più. 2 di 25 mi dice che vuol dire. Vi lascio 10 minuti per scegliere. Ma come si aggiunge roba al pronostico? Al pronostico, al pronostico, al pronostico. Ah no, quelli sono solo i caratteri. Sì e no, ok. Quindi non ne posso mettere più di due. E troveremo. Allora faccio tutti e tre o due non bastano. Sì e no, 10 minuti, avvia il pronostico. Bla bla bla, lo streamer dovranno confermare il risultato entro 24 ore dal termine. Va benissimo, lo farò io. Mi dici come? Non puoi effettuare modifiche senza eliminarlo o chiudere gli invii. Ok, se il risultato non viene selezionato, se il pronostico viene eliminato, tutti i punti canale verranno restituiti. Va bene, i moderatori che hanno votato non potranno scegliere il risultato. Ok. Tac, ho avviato il pronostico. Mille modi per morire. Sì. Bellissima anche la trasmissione, tra l'altro. Allora, come vedete, ora è apparso un bel pronostico. Cosa vuol dire? Che voi potete scommettere i vostri gigliettini per vincerne altri. Cose ficcanti. Allora, perfetto, vedo che qualcuno ha molta fiducia in me. Scommetto che è il mio mod, e stavo proprio dicendo una cosa al mod prima che lo facesse, però va bene, in realtà ha fatto bene comunque. Se si vota da mod, non si può più scegliere il risultato del pronostico. Cosa vuol dire? Che io la. Ok, 10 contro 30. Vedo che qualcuno ha messo sì, qualcuno ha messo no. Bene, bene, state scommettendo un po' di. Oh, ciao Fili! Per fortuna hanno finito proprio ora di aggiustare la corrente del quartiere. Spero di non essermi perso nulla. Assolutamente no. Sei morto. No, in realtà ti sei perso tanto. La morte del mio telefono in diretta. Oh, vedete, ogni tanto appare. Così, a random, a muzzo. Però forse dipende da come lo. lo direziono. Vedete, così un pochino sì. Oh, così. Oh, no, così va. Aspettate. Ho trovato un verso in cui andava. Va bene, ci ammatterò. Mi è caduto. Mi è caduto, ma era già sull'andante. Ora, non ho letto tutto quello che hai detto. Comunque, spero di non essermi perso nulla. Scusa se ieri non ho partecipato, ma non ti devi mai scusare. Mi è stato sempre per questo motivo. Infatti. Ah, mi scuole la chat. Infatti, ieri la corrente è tornata alle 23. E alle 23:15 se n'è andata. Ottimo, ottimissimo proprio. Ciao Filippo, no, non sono io. Guarda che appare, che ha votato cosa. Oddio, come Filippa. Filippa? Come hai fatto? Te l'ho detto. Ciao ciao ciao, salve. Ok, magari fra un po' si aggiusta da solo se lo scuoti abbastanza. Sì, penso di sì. Ciao Micio! Ce l'hai fatta a fare cosa? Ah, fare la filiazione? Sì, ci siamo riusciti.
Ora io vi ho dato delle emoticon, ma ho intenzione di poi di ricambiarle quelle emoticon. Ora sto lavorando, sto cercando qualcuno che me le faccia alcune belline, ho già individuato chi, ho già delle idee, vedremo, vedremo, vedremo. Poi, Micio che sei arrivato ora, mi è morto il telefono. Fa questi capricci qui, bellissimo. In live. E stavo spiegando i pronostici, se guardate c'è un pronostico, ci sono 10 minuti per votare. Dopodiché non si può più votare, ci scommettete dei gigli. Potete scommetterne più di 10. Ho visto che qualcuno ce l'avete messo tutti i 10, ma c'è seleziona personalizzata e potete scommetterne anche di più. Più scommettete, più ne potete vincere. Dipende però anche quanto hanno scommesso quegli altri. Cioè, se te scommetti 100 al sì e al no hanno scommesso 10, col sì se vinci ne puoi vincere 10, col no invece ne puoi vincere 110. C'è la vera differenza. Quindi potete scommettere i vostri gigliettini che guadagnate guardandomi e che guadagnate partecipando ai raid nei pronostici per vincerne altri e per fare cose interattive come stiamo pian piano scoprendo. E se i moderatori votano, cara Lara, non possono scegliere il risultato alla fine, che vuol dire che io lancio il pronostico. Poi, quando scelgo io, vado sul pronostico e metto il risultato è il sì, il risultato è il no, scelgo io. Lo possono fare anche i moderatori. Se te voti non lo puoi fare, quello di scegliere, ok? Molto semplicemente, ma va bene così, hai fatto bene a votare. E si vede che tu hai molta fiducia in me, infatti hai votato no. Perfetto, non ci credi che li troveremo. Chi ha votato sì, bravo come Micio, avrà probabilmente interesse a farmi trovare tutti e tre i naufraghi stasera. Quindi mi dovrà aiutare, mi darà degli aiuti, degli indizi. Oh, si è sboccato il telefono un attimo. No, e si è rimpazzito. Rimpazziato. Per me se lo lascio un po' riposare parte. Vabbè, proviamo a non disturbarlo. Anzi, prova a spengerlo, vediamo se mi riesce. In questo stato, spegni. Sì. Sbloccalo. Ok. Si sta spengendo, sì. Perfetto. Ti hai messo 60 punti, bene, sono pochini in realtà, però visto che sei arrivato oggi, ieri non c'eri, la filazione c'è da ieri, direi che sono anche troppi perché sono tipo tutti quelli che hai. Ok, ne ho messi 200, bravo Fili, se fallisco ci si taglia. No, vabbè, è giusto così, è divertente, bisogna scommettere, se non si scommette qui non servono a nulla sti punti. Quindi, ripeto, chi ha puntato sì ovviamente avrà l'interesse a farmi trovare tutti i naufraghi. Chi dirà no, ovviamente ha l'interesse a non farmeli trovare. Quindi la chat spero che partecipi in maniera attiva al mio gioco, depistandomi o dandomi consigli giusti. Quindi, torniamo a noi, andiamo all'ultimo salvataggio completato. Quindi, come ho detto all'inizio, tutti i naufraghi, non due di tre. Devo trovarli tutti e tre. Ok, quindi ci siamo. Allora, la missione di oggi quindi è trovare i naufraghi. Ricordiamo che la missione è questa, trova l'equipaggio mancante e non sappiamo dove sono. Non abbiamo la più pallida idea di dove sono, abbiamo solo degli indizi che non mi ricordo se si possono vedere. Io vado che tra poco inizio anche io e ci aggiorniamo dopo. Va bene, grazie amico. Grazie di essere passato. Ciao. Ditemi se c'è qualche lag perché vedo qualche problemino. Ok, no, ho sbagliato, l'ho rilevato. Questa. Allora, se guardiamo la missione mi porta dritto dritto a dove l'abbiamo presa e basta. Non mi porta a dove sono i naufraghi. Quindi noi dobbiamo andare alla ricerca dei naufraghi. Quindi qui c'è la missione che abbiamo visto l'altra volta, che è questa, che probabilmente è una missione di pesca. Auguri ancora, grazie di cuore. Grazie per l'SO, Lara, non te l'ho detto, ma l'hai fatto e sei geniale. Perché io ho una testa tanto andata e hai fatto bene a farlo te. Bravissima. Thanks, ok. Ah, piglialo.
Allora, indizi su dove andare? Qualcuno ha qualche consiglio? Facciamo le missioni. Ok, qui c'è qualcosa. Questa non mi ricordo se l'avevamo fatto l'indovinello. Sì, l'abbiamo fatto. E questo c'è il teletrasporto in qualche modo, che ora non fa. Ora non funziona, probabilmente è solo di notte. Frattempo vediamo di conquistare Twitch. Va bene, speriamoci. Speriamoci, piano piano. Stiamo andando bene qui, eh. Qui stiamo andando bene. Più del previsto, quindi io. Ah, abbiamo lo zaino pieno. Ecco, ora mi ricordo perché eravamo arrivati qui. Perché noi volevamo andare qua giù a lasciare un po' di roba. Per chi non se ne fosse accorto, Lara è diventata una moderatrice, quindi salutate la nostra nuova mod. Al momento abbiamo due moderatori. Vedino quell'albero. Non so, lo vorrei abbattere, ma ho paura comunque che se ci potessi prendere i semi non posso perché non ho spazio, ma io vado lo stesso. Ecco qui, invece l'ha preso, perfetto, perfetto. Ora semino a random. Gnagnagna. Qui, semino a random. Ah, guardate dove siamo, tornati dove ci ha dato la falce. Whee! Quanto è bellino quando scende con l'ombrello là dove. Ovviamente complimentoni, nuova moderatrice, sono felice. Quanto siete bellini tutti. Vi voglio un mondo di bene. Siete una mia seconda famiglia ormai voi. Voi qui tutti su Twitch. I follower. Diventando una seconda famiglia, vi voglio un bene dell'anima. Ci si vede tutti i giorni, ci si sente, ci si scambiano cose. A proposito, non mi avete raccontato ancora nulla perché talmente preso dal discorso del cellulare che non mi sono nemmeno preso niente. Quindi, che mi dite, bimbi? Vi volevo raccontare un sacco di cose, poi non vi ho raccontato nulla. È tutto un. Una tragedia qui. Come è partita male? Senti, basso il volume del microfono, come temevo che avevo chiesto all'inizio. Così mi senti bene? O mi senti sempre basso? Un po' anche io, ok? Così mi sentite uguale, più basso, più alto. Quanta roba che abbiamo. Come mi sentite così? Abbassare pochissimo il volume del gioco. Aspettate un attimo. Allora. Intanto facciamo quello che devo fare. Quanta roba ho visto là. Prima di prenderti, non è qui che volevo andare. Oh, Mega Ride. Ciao Dani, mi fai uno shoutoutino a Daniele per favore, Lara. Per Frodo. Ario Dante, buonasera. Ciao Sara. Ciao Dani. Grazie Lara. Ok. Quanta roba che abbiamo qui da lasciare. Com'è andata la live? Che avete fatto di bello? Ciao Zero Blu. Ciao Ceci di nuovo. Riciao. Lasciate anche un po' in ritardo. Pure, aggiornate un po' perché c'è stato qualche laghettino, c'è stato qualche problema. Oggi non è serata, ragazzi. Vi siete persi la morte del mio cellulare in diretta. Andata molto bene. Bene. Che hai fatto di bello? Ah, brutalizzato gente su Magic. Oh, perché cosa serve Magic se non per brutalizzare la gente? Scusate. Al deposito è infinito? Sì, praticamente sì. No, ma praticamente sì.
Quindi io ci butterei anche tutte queste cosine, tipo gli shampoo. Oggi Magic, non ho capito nulla, ma simpatico. Cosa? Cosa? Di Magic, ah. Vabbè, a me piace rompere. Non vincere, non rompere. Ok. Bel nome a Potato. La nostra patata. La patata nazionale, che detta così suona ancora peggio. Mitica Royal Potato. Allora, io i semini, visto che tanto li devo usare alla fattoria, li lascio tutti. Tranne quelli casuali, misti, che li semino per gli alberi. Ok, fiocchettino che non mi serve, giù con le capigliature. Seme, seme, seme. Questo che è? Panno, no? Seme. Bella fedora. Non è una fedora assolutamente, ma neanche lontanamente. È più un cappello simil cowboy questo. La fedora l'avevo indossata prima, ma mi faceva un po' la testa uovo, ci ha detto la regia, quindi l'abbiamo lasciata a casa. Patata e patata, ok. Bella Fedora, Una comunque ci manca stregone Mambo nera Number nera 5. alla Baggins. Number 5, non me lo Lei l'anticipa. ricordo il testo. Arriva precisamente quando interessa. Oh, grazie per il follow a Potato. Non mi avevi ancora followato, male invece. Non grazie, ma male che non l'avevi ancora fatto. No, scherzo, grazie, grazie di cuore, fa piacerissimo. Ok, poi vedo che hai messo il giglio. Sì, ma in realtà voglio cambiarlo. Voglio cambiare il nome e il tipo di punti canale. Per ora sono gigli. Mi sa che il pronostico è finito, quindi siete arrivati tardi per fare il pronostico. Però il giglio rimarrà come stemma dell'abbonato. La nostra patata, la patata nazionale, per l'appunto. Oh, cosa volete da me? Faccio patatta di cognome. Va bene. Il cappello, ti raddoppia la personalità. Visto? Ok, cheat era uno slogan di una marca di cappelli, va bene, scusa l'infra colpa di ViBrush che mi distrae. Oggi chiacchiera a nastro fra la mia live e la sua, benissimo, mi fa piacere. Ciao bello. Oh, ciao Adino. Allora io ti lascio il lurk che vado a pappa, va bene, grazie. Sappi che c'è il comando punto esclamativo lurk per far sapere direttamente il lurk, se sei di furia. Che volevo darti contro. Ciao 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 a tutti che salutate tutti. Ecco anche Simone. Sono arrivato con raid di Eevee, va bene, ma sono lurker. Va bene. E così vedete il mio futuro secondo moderatore perché mi sono dimenticato di farlo. Lo dovevo fare. Ecco una delle tante cose che volevo fare oggi, mettere il moderatore a Simone, ma non l'ho fatto. Perché sono una favotta, quindi te ti metti in lurk e io intanto che te sei in lurk, che siamo a chiacchiera, vado a metterti moderatore, così live. Non mi hai ancora fatto mod, vergognati fava, ma te non ti ci faccio, perché non ci sei mai. Il giorno in cui verrai spesso, come faccio io da te, allora ti metterò un moderatore. Scusami, mi sembra giusto, no? Che dici? Quando verrai spesso, come faccio io, che ci sono praticamente sempre, se non quando fai le live insieme a me come stasera, allora a quel punto ti farò moderatore. Vabbè, basta ciance, a che si gioca, un gioco super chill, ora te lo faccio vedere. Ma come ti permetti dopo un raid da 8? Ma infatti grazie, sei gentilissimo. Lo sai che ti prendo in giro? E sai anche che quando io prendo in giro vuol dire che ti voglio bene. Quindi gestione dei nomi, la bullizzi. Io bullizzo i bot spammoni, va bene, va bene, va bene. Quindi aggiungi nuovo ruolo, Shy Monkey. Moderatore, salva. Abbiamo il nuovo moderatore, yeee.
Bullizzare chi si ama since 1989. Io lo faccio dall'annino dopo, ma insomma, lo spirito è quello giusto. Allora, qui dobbiamo pulire un po' di cacchine. Bimbi, siete arrivati in fase pulizia cacchine. Ricordiamo che c'è un pronostico attivo, che non so se vi posso far rivedere, se posso allungare, ma non credo. Vediamo, prediction. Non lo posso allungare. Abbiamo il 74% dei gigli sul sì e il 26% dei gigli sul no. E praticamente abbiamo una missione che ci dice: bravo, pulisci la cacca, bene, è quello che ti meriti. Abbiamo una missione. Ah, mi sono anche dimenticato di andare su Discord oggi. Ma io ho una testa. È successo di tutto oggi. Oggi tutto proprio è successo. Ah, scusate. Ok, ora chi si vuole aggiungere mi trova anche su Discord. Dicevo che. Mamma mia, che brutti lag. Perfetto. Perfetto, Sara, bel riscatto. Dicevo, non me lo ricordo più. Ah, che abbiamo il pronostico. Abbiamo una missione in cui dobbiamo trovare tre naufraghi che erano con noi sulla barca iniziale. E il pronostico è se riusciremo a trovarli tutti e tre stasera o meno. Io qui non vedo altri semini, mi sembra. Quindi perché ha messo i suoi gigliettini sul... No, ho sbagliato. Perché ha messo i suoi semini sul sì, ovviamente dovrà spronarmi e aiutarmi a trovare dove sono questi maledetti. Chi invece ha messo sul no avrà tutto l'interesse a depistarmi. Intanto vi faccio vedere il mio bellissimo personaggio. Barbone come me. E ci sono impazzita con quella missione. Ecco, perfetto. Quindi se vuoi fare un danno a chi ha votato no, puoi aiutarmi. Se vuoi fare un danno a chi ha votato sì, puoi darmi noia. Vedete, facci lei. Io sono qui e io ci provo in tutti i modi. Perché ha dato fiducia a me e non chi come la mia mod mi ha votato contro. Maledetta. La direzione del gioco è completamente random. In che senso? Cosa intendi dire? Cosa vorrebbe insinuare questa cosa, Sara? Mi preoccupa. Ovviamente per depistarlo è più possibile. Maledetta. Maledetta, guarda là. Guardate quante cacchine. Ma quanto cate, oh! Oh, ma che ho? Ma vi sembra il caso? Oh, ci avete dato dentro, eh? Puoi usare la bussola quanto vuoi, ti porterà a Fanculandia, infatti, perché mi porta sempre solo dove abbiamo preso la missione. Ci sei già provato la settimana scorsa. Quando l'ho preso ho detto, vabbè, è semplicissimo, metto la bussola, mi porta lì dove ci sono e è fatta. No, ti porta dove hai preso la missione. E quindi la bussola diventa totalmente inutile. Maledetta bussola. Ok, mamma mia, quante cacchine. Quanto han cagato sti. Oh, ma che oh, ma quanto? Ma quanto? Welcome to the club. Dovevo aggiustare comunque anche un po' di alert. Quindi anche Royal Potato è apparso che è entrata nel branco e presto cambierà anche questa cosa qui. Non saremo più il branco, saremo tra poco il Granducato. Ve lo preannuncio. E chi farà la sub sarà parte della signoria. Quindi benvenuti. Benvenuti nella nuova vita del canale. Spero che vi piacciano queste piccole modifiche, i punti canale, questi giochini con le prediction e quant'altro. Bene, abbiamo pulito un po' di cacchette, abbiamo lasciato un po' di roba. Raccogliamo quello che c'è qua. Legna, legna, legna che ci serve. Latte maledetto di quel coso. Ravanelli, patate. No, volevo prendere tutto. Non volevo uscire. Valore prodotto è bassino in realtà, quindi si potrebbe anche un po' alzare pian piano, ma ci si penserà dopo. Ora, come abbiamo detto, il nostro obiettivo è trovare quei maledetti naufraghi.
Quindi questa è una zona abbastanza inesplorata per noi. Perciò andremo per di qua e faremo un po' di missioni. Qui abbiamo la missione di pesca, e è dove eravamo all'inizio. Quindi andiamoci subito. Brava, hai fatto l'essettino. Io non te li dico e te li fai e li fai bene poi. Fai quando e dove e cosa devi fare, perché sei bravissimo. Andate tutti a vedere Sara se non lo fate già. Ma credo che lo facciano già tutti in realtà. Potato, tu stai seguendo Sara? Così a cattivo, proprio. Ci devi andare se non ci sei. Vi sta laggando, bimbi, qualcosa? Abbiamo mai laggato? C'è qualche abbassamento di prestazioni? Qualcosa? Se la chat è in ritardo, ve lo dico a tutti, mettete in pausa, aspettate 4-5 secondi e poi riavviate. Scusate, io lavoro, dalla settimana prossima seguo tutti. Intanto mettile il follow che merita, fa tutti i giochini super chill, molto più chill di questo. Nonostante questo sia un gioco chill per eccellenza. La nostra patata regale. Attaggata un po' prima, ma nulla di grave. Allaggata un po' prima, ok. Quanto è bello sto gioco, mamma mia, davvero. Probabilmente lo ricomincio, fai benissimo. Il problema è solo quando giri. Non me lo ricordavo quando l'ho riniziato qui in live. Cioè, dei problemi quando tu ti vuoi girare è un casino vero. Ma col microfono è risolta già, perché mi sono dimenticato. Se sopravvivo alla ristrutturazione di casa, poi divento amico di tutti e vi guardo tutti. Sei un tesoro. Brava, è una patata. È una patata, non un patato. Brava, allora sorry, ecco, perfetto. Ditemi col microfono, è risolto il problema, è sempre basso? Te l'ho accennato oggi in live, se ricordi. Ho sentito che dicevi qualcosa, ma non mi ricordo se l'ho sentito, quello che oggi stavo lavorando, stavo facendo un sacco di cose. Oggi giornataccia, ragazzi, e io ero stanchissimo, mi sono fatto il caffettino in live praticamente. Ho bevuto in live, mi è morto il telefono. Il telefono è totalmente andato, non va più lo schermo, quindi ottimo. Se hai avuto qualche problemino di live, di audio, di quant'altro, ho cambiato il cappello 3 volte. Quindi ditemi un po' voi. Alla fine prendo quello che ti mando. Prendo quello che ti mandai. Qual è? Mercoledì raid di persona Ivy Brush. Se vuoi vedere quanto sono cretina. Va bene. Che sti gabbiani, oh? Ma che, oh? Sembra un po' casino, non so. Sembra un po' alto il volume del gioco. Condoglianze per il telefono. Ecco perché non mi scrivevi, pensavo fossi arrabbiato. No, è successo stasera però in realtà. No, non ti ho scritto perché non ci ho avuto tempo oggi, scusami. E mi è morto stasera proprio mentre ero live. Passiamo un po' il volume del gioco. 20. Non ho letto, va bene. Cosa? Sei qui per la gara di pesca, dovrei pescare più pesci di tutti gli altri per vincere. Com'è il volume? Ancora non me lo dite. Ma quanto siamo fighi? Ma io tanto, te non lo so. Scherzo. Allora, avrai 3 minuti per pescare più pesci possibili. Sei pronto? Mia tanto. Pesci? Dove siete pesci? Non è che spawnavano? Boh, vediamo, forse spawnavano, sì. Ecco, spawnano. E qua. Vediamo sta musichina di sottofondo che fa molto chic. Pesce da salsa. Sono gabbiani, sì, il rumore è di gabbiani. Sto rumore di cose che fischiettano il gioco, ok. No, imbecille, grazie. Non penso nulla, no, ok. Gabbiani mi fanno venire voglia di strapparmi le orecchie. Ah, sono gabbiani, ok. Non spammare. Non spammare. Ieri ho lanciato l'Hammerban, ora sono carico, eh. Ora vanno, eh.
non potrei mai bannare Daniele, dai. Però il mio mod potrebbe. Taglia le mani, Rim. No, io Daniele non ti potrei mai bannare. Però i miei mod sì. Hello, pesce. Quanto sei grosso. Ciccio, dov'hai? Oh, ma che ho? Dove andà? Guardalo. Oh. Quanto ti giri? Bellini questi tamburini. Ok, ce l'ho fatta. Ho preso un pesce principessa. Ah, perché mi fa così tutte le volte sto programma OBS e non mi va su con la chat? No, Daniele, piano, piano con le parole, quello non va bene. Brush se l'è legato al dito. Per il nostro spammare Aldo, Giovanni e Giacomo l'altra volta. So dove vivi, ma non è vero. So che siete amiconi, sì, abbastanza. Non io. Quella dello zoccolo di Gnu la dovresti clippare, comunque va bene. Era esilarante. Il pesce della principessa. Scusa. Ok, no. Sai, pesce è grandissima. Ci sono comunque più di 20.000 abitanti, quindi insomma. E il comune raccoglie una trentina di paesini diversi. Perciò, insomma, trovarmi non è proprio facilissimo. Hello, pesci? Hello? Signor pesce, si giri? Grazie, si giri, pesce. Signor pesce? Bravo. No, bravo. Poi che racconti a tutti dove sto? Scusa. Mi scusi, signore. Pesce merletto, caruccio. E allo stesso tempo non c'è parcheggio, infatti. Se ti voglio vedere, trovarmi col parcheggio, guarda. Ci vado a piedi, io sono Batman, non mi serve la macchina. Ma c'è una statistica che lega l'essere toscano a livello di nerdismo. Assolutamente no, nerd in Toscano sono nove compagni. Oh, man, ciao. Voi ciao, sarete Matt. La compagnia dell'anello. Ciao, Matt. Oh! Oh, si è unito! Peccato che l'alert ancora non l'avevo messo a posto, quindi la scritta era orribile, ma la GIF e l'audio almeno erano giusti. Ciao, Matt! Benvenuto nella compagnia dell'anello, benvenuto nella nostra signoria! Oia, no, sei... Ma ti voglio un mondo di bene, Matt! Sei fantastico! Questo è un SEO che mi devi fare, per favore, Lara, subitissimo, prima di subito, grazie. Ma no, Matt, andate tutti a trovarlo, Matt, è fantastico, subito, se non avete messo il follow a Matt, veramente, non capisco che cacchio state a fare nella vita proprio. Dicevo che non, assolutamente in Toscana è totalmente vuoto di nerd, ce n'è pochissimi, siamo veramente pochi. Macchina Batmacchina, si chiama Batmobile. Ok, Matt Gozzi è abbonato, ti adoro. Io sto aspettando i 400 gigli per ciao. Essere toscano significa essere in mezzo alle salsicce e il vino. Bravo, è quello. E questo ci rende nerd. Hai la mia sub e la mia ascia. Ti adoro. Andiamo con l'anello a far casino. E adesso hai la bellissima emoticon di Guybrush. Ma smetti la Ivy Brush. Siamo uniti dalla compagnia dell'anello. Bello. Olè, auguri Matt. L'SO, bravissima. Schifo. Cosa? Solitamente faccio schifo.
mi sono perso il concetto di cosa è. Ah, ok. Questo merita un... Cosa merita un meme? La mia sub e la mia ascia, ok. Ah, non riesco a seguirvi tutti, siete troppi, siete bellissimi, vi adoro, grazie per il ride, grazie per la sub. E io sono emozionatissimo, non so se si vede, io sto tipo piangendo dentro e sto cercando di giocare ma sono distratto. Sto guardando lì. E chi ha messo i gigliettini sul sì si starà mordendo le mani perché cavolo non si va avanti, come faccio a riprendere i miei gigli? Ah. Ah, ok, ok Sara. Big smooth, ah. Signor pesce, la prego, facci pescare, grazie. Altro pesce da salsa. E mo? Last pesce, last fiscio. Dov'è un fiscio? Vieni fiscio. Non ci avrò mai. Fatti. Che ottimo bottino, hai vinto la gara. Ma dico che gli altri fanno proprio schifo. Lalla due gocce d'ansia. Mi raccomando, ragazzi, distraetelo il più possibile. Sto diventando un vero esperto. Stavo quasi pensando in realtà di riavviare la poll, levarla. Proprio che non ha vinto nessuno, proprio levarla e poi rifarla. E rifarla adesso che ci siamo in tanti e magari scommettete i vostri bigliettini in tanti e magari trovate più gusto. Che dite, che pensate? Se no ne posso fare anche una seconda uguale identica. Se volete. Ditemi voi. O se non volete si lascia quella che c'è. Ricordiamo a tutti che stiamo cercando i tre maledetti naufraghi. E non sappiamo assolutamente dove andare. Ma scusa, la missione? Mi scusi? Io la missione l'ho fatta. Signore? Signore, io ho fatto la missione, mi scusi? Dov'è signore? Signore, perché ha ancora il simbolino missione? Scusa, signore? Cellino rosso, nuoti dentro il fosso, vieni vicino, ti prendo se posso. Va benissimo. Ancora 10 gigli, cammina contatore dei punti. Io vi saluto, ci sentiamo presto. Va bene Sara, grazie di essere passata. Eccolo. Tutto questo per cosa? L'FBI Open Up. Io direi di fare una nuova, così possono partecipare anche quelli arrivati da fuori. Quello che pensavo anch'io. Lungo o corto, non importa se sei morto. Sei qui per la gara di pesca? No. Ma io ho già fatta. Ho già vinto. Perché me la continui a dare? Boh. Diamo un'altra missione. Devo cercare di parlare con tutti per vedere se trovo quei maledetti naufraghi. E... Ok, bonsoir, per cosa? Mi hai anticipato, ok. Ma perché volevate l'FBI Open Up? Ho detto qualcosa? C'è qualcosa che ho detto di male, scusate. Me lo son perso io. Che vuoi? Pietra, ci sa, arco di pietra e pilastro di pietra. Non ci si farà mai a falli, quindi. E questo richiede tanto. Questo richiede veramente tanto. No, assolutamente non te lo faccio mai nella vita adesso. Abbiamo già visto quanto ci vuole a fare un ponte, lasciamo perdere. Qua giù. Andiamo verso sto mercante. Vediamo quelle missioni lì. Prego, metti pure Phil FBI. Ah, anche te, ok. Non mi andava, ok. È un bel meme. Sta bene con tutti, va bene. Oh, ciao Benny. Buonasera. Io, Lara, sto aspettando che anche loro mi dicano la loro. Volete partecipare al pronostico? Volete che annulli quello che ho fatto? Mi dispiace per Micio che ha partecipato e ha messo i suoi gigli. Quindi, vabbè, se li riprende tutti. Però, invece di annullarlo, se no ne potevo fare un secondo. Però mi dispiace per chi come te invece c'era prima, c'è adesso e deve parteciparne a due diverse. Poi magari rischia di perdere doppio.
Anche se potrebbe vincere doppio. Io mi dissocio. Ok. Io mi dissocio, ci stava meglio di più. Come va? Abbastanza bene, grazie, bene. Insomma, abbiamo rotto il telefono in diretta. Poi abbiamo... siamo un po' stanchini. Abbiamo distrutto di tutto. Abbiamo avuto problemi con l'audio. Abbiamo bevuto un caffè perché ogni volta faceva sto sveglio. Però bene, bene, direi bene. Tutto nella regola. Scusate, fatemi leggere la chat perché scrivete troppo, non vi tengo. Bla bla bla, ciao, salve, riscattato, bla bla bla, FBI open up era esaurito. E poverino, ogni tanto si stanca anche lui, no? Ma tornano, c'è il mini cooldown normale. Unisciti alla comunione, perché hai rotto il telefono, mi è caduto e si è rotto. Evviva. SO, bene, brava Lara, ok, grazie, perfetto. Anche grazie, è giustissimo così, è il minimo. E... sai, parla. Tu, Jojo Cazzineiro. Che nome è? Jojo Cazzineiro. Cazzineiro, forse. Sai che quando inizi la stream e non ti esce che puoi cambiare la qualità, se restarti dovresti poterlo fare. Io dico che aiuta. In che senso che non mi dica che posso cambiare la qualità? Scusa. Io l'ho imposto io la qualità all'inizio sulle impostazioni di OBS. Non ho capito a che ti riferisci, scusami. Hola, viandante. Ti ha condotto qui il profumo del mio cibo? No? Il profumo è meraviglioso. È meraviglioso. Sì? Lascia che mi presenti, sono Jojo Cazzineiro, chef extraordinario. Il capo della città degli chef. Siamo i maghi della colazione, i re del pranzo, gli imperatori della cena e gli dei del dessert. Puoi iniziare la missione per entrare nella città degli chef, Dania, José che è duro. Per lasciarti entrare devo prima vedere di che pasta sei fatto. Portami un'acqua e un olio, per favore. Vabbè, l'acqua non ci vuole nulla, ce l'abbiamo. Tipo ora non posso cambiare qualità di stream. Source 1080, ok, però gli altri che ti guardano dovrebbero poter... Ah, ok, non è multi, pensavo di sì. Ma una domanda, l'infra90, qual è lo scopo dei 5000 punti canale? Sei cieco come una talpa? Sì, esattamente. Lo scopriremo presto. Allora, io così non sto riuscendo a leggere la scritta. Quindi, sì. Decisamente. Anzi, mi fanno già male gli occhi. Devo restartare la live, ma devo mettere qualche opzione per farlo? Cioè, dovrò mettere un'opzione per farlo, o no? Oh mamma, mi danno già male gli occhi da prima. Aiuto. No, e allora... cioè, lo fa da sé, non lo fa da sé? Come funziona sta cosa? Spiegami, cioè io lancio la live, la lancio a 1080p, 60 fps come ora. E poi, per averla multi, che deve succedere? Lo scegli da sé quando gli pare? Se è multi o no? Come si fa l'olio? Olio? Signor olio? Staglio? Dov'è l'olio? Sa che non ci sabbia l'olio, eh? Non ci sa l'olio. Dobbiamo scambiarlo. Maledetto. Furbo lui. Furbo. Furbaccio non sei altro. Giubileo. Ogni giorno dovrebbe essere una festa. Devi solo restartarla. Faccio così finché non funziona. No, allora non lo farò mai se è così. Ma ci deve essere un modo, per forza. Mi informerò e ti farò anche sapere. 5 minuti senza occhiali giocando a Cuphead. Non ho Cuphead ancora, quindi no, però in futuro potrebbe succedere, quindi addio. Ma guarda, me la metti il mercoledì col Signore degli Anelli, io posso impiccarmi. Te lo mette Twitch, no, ma ci deve essere un modo. Se non c'è un modo non lo faccio, guarda.
Sì, io sveglio Twitch, puro masochismo, esatto. Quindi se non ti esce devi solo restartare la live, non lo farò, te l'ho detto, di restartare in continuazione la live, da parte sua masochismo, ok, ora non ha senso farlo, però quando ne inizi una puoi farlo, no, non lo farò. Ah, boh, a me esce sempre molto ultimamente, vabbè. Probabilmente c'è qualcosa per impostarlo anche che ti venga sicuro, non lo so, per controllarlo anche. C'è chi lo controlla se gli viene multi, io no, non lo vedo, quindi boh, mi informo, mi informo. Il giorno dovrebbe essere una festa, perché non mi prendi un po' di allegria di succo? Non voglio sapere quell'allegria di succo cosa sia. Così canteremo canzoni fino allo spuntar del sole? Immagino in realtà di saperlo. In caso lo scopri fammi sapere, sicuramente, sicuramente. Volevo dire una cosa. Ah, sì, vi volevo chiedere se avete consigli per... Un folletto! Saccoccio! Così ti voglio, ragazzo. Che ne dici se mi unisco un po' a te per un po'? Dai, facciamo un duetto. Che caruccia! È troppo caruccia! Non gli spammare! Meno male non ti partono tutti gli spam. Non li spammare, Benny, te l'ho già detto. Guarda che mi arrabbia, se li spammi. Dicevo, se avete cose Io da mi consigliare, dissocio. appunto. Se avete cose da spam, dai, da spammare, da aggiungere alle cose con i punti canale, ben vengano. Cioè, cose anche come il senza occhiali, quindi anche cose IRL, va benissimo. Basta proporre, ci si pensa, si guarda e si fanno. Sembra proprio che Lucistoppino voglia liberarsi delle sue scorte di legna. Va bene. Come ho detto inizio live, dobbiamo parlare con praticamente il mondo per trovare questi naufraghi, perché io non so quali sono. Ah, uno amava la cucina, quindi uno sarà da queste parti. È lui! No, è Ezio questo. Chi è Ezio? Ah, uditore, hai l'odore dei folletti addosso. Io non mi fido di loro. Ma quello che fai tu sono affari tuoi. Maledetto razzista. Razzista! Tu! E tu chi sei? Bugs! Manni? Secondo me il pesce d'oro fortunato ha un odore fortunato. Ok. Con tu ci ho parlato? Sì, te c'è il Jojo Casinero. Qui c'è il mercante. Devo andare dai mercanti anche per prendere l'olietto di Jojo Casinero. Signor mercante, la mi scusi? Oh, vado a mangiare. Oggi non ho ancora cenato come il Sound Alert. No, Sound Alert niente. Perché li ho già messi tutti, non ne posso mettere altri. Buonasera, perché il mio nick? Per nome e cognome e data di nascita. Fantasia. Olio. Voglio l'olio, ce l'hai? Olio, costa 20. Nulla praticamente. Che ti do? Cos'è che costa 20 che c'ho? C'è qualcosa che costa più del normale? Ma figurati, al limite meno. Pareva. Legno ce l'abbiamo tanto, ma visto come è andata l'altra volta, io lo terrei. Questo costa 300. Tintura. Abbiamo 26 per la farina, ma è perderci, è andarci in perdita. 20 precisi non ce l'ho mai, eh. Posso dare due cuor di legno. Vai, baratta, sì. Andiamo da Jojo Casineiro. Io ho un'amica di Pistoia che si chiama Francesca e il suo, ossia alter ego, si chiama Rin. La conosco! La conosco! Si chiacchiera spesso! Quindi è Rin la frase. Ma siamo tipo gemelli separati alla nascita, io e lei. Sì, no, abbiamo anche noi sta battuta perché ci siamo conosciuti che ieri c'è Rinfra, no, 90. No, ma la conosco! Te lo dico, guarda, il cognome inizia con C e finisce con I. La conosco! Muito bom! Hai tutto, ok? Porta questo verdincibacca alla macina di Rivabella per fare della farina. Si farà, ma prima devo parlare con tutti. La fra, la conosco, cioè la conosco, si chiacchiera.
Non la conosco ancora di persona, ma siamo abbastanza amici. Si chiacchiera spesso. Pensa un po'. Pensa un po' te. Mia nonna diceva che l'oltre celestiale è fatto di budino. Secondo te è vero? No. Leda, Bayamo c'è un posto magnifico. È una delle mie best amichette dell'unica. L'adoro io lei. E io e lei siamo tipo identici. Ci sa questa battuta che siamo tipo uno la copia dell'altro. E infatti quando è venuto fuori il fatto che lei è Rin e è Francesca, cioè è buffissimo perché è Rin Frank e lei, quindi è, cioè, è proprio quanto siamo identici. Ma pensate, ma veramente, ma quanto è piccolo il mondo. Cercare di cucinare il figlio malato raccogliendo l'acqua celestiale. Cosa avevano in mente il re e la regina? Ah, di curare? Io cosa ho letto, scusami. Perché? Scusa, ci hanno provato almeno, poverine, erano disperati. E capita. Sto cercando carne cotta. No. Tu, dimmi che sei tu. William. No. Tantissima conoscenza è andata persa quando il vecchio regno è caduto nel miasma. Oh, 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 qui un po' di lore. Qui c'è un po' di lore. Allora, dille Rinfra, vedrai che sa. Se le dici Rinfra, lei sa. La maggior parte della gente crede nell'oltre celestiale, ma non ha idea di cosa sia davvero. E niente, non mi serve nulla, l'olio te l'ho già dato, io devo solo parlare con la gente per trovare il tipo. E per me uno è qua, perché ci aveva detto che uno amava cucinare. Oh. Imolkin, il vecchio regno, era il luogo in cui si incontravano tutti gli studiosi, mercanti e maestri artigiani. C'era uno che ci aveva detto che amava rilassarsi, non ho la più pallida idea di cosa possa voler dire. Oh, lì c'è una missione lì sopra, come si arriva lì? Il divano? Sì. Allo? Allo? Dimmi che sei uno... Laura, no? Ladro! Furfante! Lurido ladruncolo di Lamington! Cacchia è Lamington? Qualcuno ha rubato i miei Lamington! Li ho cucinati un po' per Nina Mirtilla. Si nasconde fin dall'altro giorno, quando si è preso una terribile insolazione. So che Amibol, Imolkin e Bax erano qui vicino. Per scoprire se qualcuno... Puoi scoprire se qualcuno sa qualcosa? Imo... Che volo ha fatto? Mi è sembrato di vedere un gatto. Qualcuno con una tunica rossa, ma avevo il sole negli occhi. Amibol e Bax hanno tuniche di quel colore. Scarica barile. Questo è Filippo però. Che c'entra Filippo? Ho visto Amibol giocare con il suo animaletto scoiatto gatto vicino alla casa di Laura prima. Questa è Laura? No, è Ovidio. Ho sentito il suono di una campanella vicino al tavolo. Bax ha una campanella nella sua borsa che suona proprio così. Guarda come si stanno facendo scarica barile l'un l'altro proprio. Ah, è colpa sua, amica mia. Che c'hai il simbolo della missione se non mi dici nulla? Signorina, mi scusi? Emilia, hai visto che Amibol ha una nuova campanella per il suo scoiatto gatto? Proprio come quella di Bax. Interessante. Bax, hai visto la nuova adorabile tunica di Imolkin? È di un rosso così intenso. Hai capito, furbi, Gioco così nero. Eccellente. Ora usa un kit dello chef per mescolare la farina con gli ingredienti raccolti. Prepara un filone di pane. E il kit dello chef, ecco qua, perfetto. Ma in dove? Dov'è? L'omino focaccina che vive nella farina. Scoiatto gatto e perdincibacca vengono direttamente dal paese delle meraviglie. Ma noi lo scoiatto gatto l'abbiamo già visto, Matt, addirittura. Imolkin prima stava cercando Laura. Come? Il fungo ceronte. Ah, a proposito, per te, Matt, se te lo chiedi, perché è successo anche ieri con Madda, probabilmente se tieni il fondatore non puoi avere il simbolo del gigliettino. Ora devo scoprire un po' come funziona sta cosa, perché mi sembra una cavolata. Si può disattivare nelle opzioni di vedere il fondatore e scommettere che si vede solo il gigliettino. Devo informarmi.
Prima stava cercando Laura. O Laura. Laura non c'è. Vuoi fare un baratto con una tunica? Vieni a trovarmi più tardi e ti farò vedere quello che ho. Ok, Imolkin. Ok. Quindi ce l'hai la tunica? Yeah. Francesco! Dai, qualcuno suoni, io sono Francesco, vi prego. Cheat Serubian. Ultimamente è molto difficile trovare accessori qui a Spolaricca. Cacchio di posto è Spolaricca. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Francesco. Fatemi smettere perché sennò mi bannano perché ho fatto male la cover. Tranquillo, mi piace il first. Anche se sei il secondo in realtà, eh. First come fondatore, ma sei il secondo abbonato. Hammy Ball. Oh, mi fanno male i piedi oggi dopo tutto quel correre. Io continuo a non vedere risposte comunque riguardo al fare di nuovo il pronostico. Noi abbiamo un pronostico attivo. Quelli arrivati nuovi vogliono partecipare al pronostico? Ne faccio uno nuovo? Cancello il vecchio e lo rifaccio? Ditemi voi. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Ero un bambino che rideva. Grazie Lara, ti voglio bene, lo sai. Seconds. Secondos. Qual è il cibo preferito del groppolo? La mousse. Ma non te lo dico. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Francesco. Stavo risparmiando per quello da 5.000 punti però. No, no, mi dispiace. Dai, allora dobbiamo fare un nuovo pronostico e ci devi scommettere tanto. Scommetti tutto sul sì che ce la faccio stasera. Poi mi dai a vedere le soluzioni e mi aiuti. Easy. Così la fai proprio easy. Signore, mi scusi, gnao gnao, gioia mia, mi servono quegli ingredienti se devo insegnarti come diventare chef. Sì, hai ragione, no, stavo facendo l'altra missione, non la tua. Non saccio. Cioè, Ovidio, William, Emilia e Baia e Bala, te chi sei? William. Ah. L'animale di Hannibal, scoiatto gatto, prima è scappato e correva per tutto il villaggio, mi sembrava trasportasse qualcosa. Ok. Poi, Ovidio, dov'è Ovidio? Questo è Bala. Anche Bala ci deve dire qualcosa. Mastigabbiani. Bax mi ha detto che sentiva il profumo dei dolci provenire dalla casa di Laura. Fin dall'altra parte del villaggio. Ha proprio un debole per i dolci. Ok, Emilia. Emilia Clark dov'era? Dov'è Emilia Clark? No, questa è Hannibal. Noi dobbiamo trovare Ovidio e Emilia. Questo è Francesco. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Francesco. Comunque fra dobbiamo metterci d'accordo per le citazioni di Lothar. Poi sembra che ti copio. E allora ti devo dire quali ho. Attento che ce l'ha nel gruppo di quelli che mi seguono. Ce li ha anche cosa? Ce l'ha anche sposa, Eleonora. Quindi c'è da stare attenti a questa cosa. Perché poi dopo sembra che l'hai copiata a lei. Povero Pax è così malato che ha dovuto mettere un maglione sulla sua bella tunica rossa. Ok. Questi che mi sono. Non voglio piantare roba che mi piace così a caso. Ok, carini, buonanotte. Vai via. Potato. Ok, grazie. Ah, ok, carini, buonanotte. Grazie. Allora, potato di essere passata. Salutami fra. Io te la saluto. Non so come chiamarti te siccome con fra, quindi buonanotte comunque. Raga, io vado a nanna. Va via Potato, va via Daniele. Ci vediamo sicuro mercoledì da Danielo. Bisogna vedere perché ora col Covid, se sono negativo, boh, non so più se passo da nessuno.
Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Tu? No. Ovidio? Qual era Ovidio? Qualcuno si ricorda Ovidio? Signor Ovidio? No, questo è Ezio. Ovidio, dove sei Ovidio? Ovidio, sei te Ovidio? Ovidio. Ah, ma è una donna Ovidio, è un nome da uomo assolutamente. Stai assumendo il mio genere? Siamo pure in due posti diversi, pensa te. Sì. Notte patatini, notte potito. Dubbietti? Su cosa dubbietti? Ah, vero? Vero? Imolkin prima stava aspettando fuori dalla casa di Laura. Di Laura, in realtà, ancora. Però va bene. Andiamo da Laurina, bella, patatina. Patatina, Laurettina. Dov'è Laura? Laura. Consegna a Laura. Facciamo una bella poll. Facciamo una bella poll. Ve lo lascio per un minuto. Via. Via. Secondo voi chi è il colpevole? Chi pensate che sia il colpevole? Votate, votate. Votino, signori, votino. Arriva un voto per Imolkin. Tanto rimetto la musichina dal gioco. Abbiamo un voto per Imolkin. Vediamo se ne abbiamo altri. Mi raccomando, se vi lagga, perché ha laggato adesso. Ho fatto un brutto lag. Sta laggando. In realtà sta andando a 30 fps, quindi dovrebbe tenere. Scusate, c'è stato un piccolo problemino con OBS, credo. No, continua ad andare male. Boom! Non c'è certezza. Hemibol o Imolkin? Ok, vi sta laggando? Scusate, sta laggando tutto, sta laggando tutto. Sta laggando tutto, che sta succedendo? Aiuto, come vi va a voi? Mi sta laggando tutto. Un po' sì. Non so che sta succedendo. Andava, l'avete visto che andava. No, non si rinviene più il PC. Ok, ci dovremmo riessere. Ora si dovrebbe essere rinvenuto. Vi aspetto 2 minuti. Mettete in pausa. Aspettate 5-6 secondi e ripremete play. Così ritornate tutti dritti con la live, se no la chat è molto molto indietro. Vi aspetto 5 secondi, ditemi quando ci siete e si riparte. Non ci si fa stasera. Non ci si fa. Tanto sto provando a far andare il cellulare, ho provato a accenderlo. Sta sparaflesciando molto meno di prima, sta sparaflesciando. L'ha portato ad aggiustare. L'ha per forza portato ad aggiustare e va preso un telefono nuovo oltretutto. Che bello, che gioia. Ci siamo tutti?
Mamma mia, non c'è la forza. Non faccio più neanche a spingere, ho sbagliato. Spingendo. Dai che lo sto spingendo. Sto spingendo? Sì, sto spingendo. Meno male, almeno quello. Belli i suoni della tempesta, sì, sono molto belli gli effetti sia visivi che sonori. Allora, abbiamo un ex aequo, quindi devo scegliere io tra Hannibal e Himmeltin. Finalmente ti ho trovata, Laura. Non ho preso io i tuoi Lemington. Devo tenere d'occhio la linea per entrare nella mia nuova tunica. Allora è Hannibal? Ciao Laura, ma certo che li ho presi io. I tuoi Lamington me l'avevi chiesto tu. Ah sì? Oh! Hai detto che se non c'eri potevo prenderli e portarli da Mina mia figlia. Quando sono passato, in passato sei una ragazza, quando sei passata, Pixie è scappato con la... a meno che non sia un non binario, effettivamente non ci ho pensato. Pixie è scappato con la campanella, o potrebbe anche... sì, non mi dà. Pixie è scappato con la campanella del povero Bugs e non ho avuto tempo di dirti che avevo preso il lemmito. Cielo, che imbarazzo. Grazie, Hannibal. E grazie a te, amico mio. Mi spiace di averti fatto andare in giro per una pazza caccia al palloniglio. Tieni un Lemington come ringraziamento speciale e anche la mia ricetta segreta. Ok. Quando è che dovevamo cucinare? Non me lo ricordo più. Sala missione. E... quale è? Prova l'equipaggio, no, vicino, no, questo non è il mio Bambex. Prova, riporta, no, assolutamente no. Spasso, non credo. Ah, oh, l'ingrediente segreto è questo. Dobbiamo fare il pane, quindi menu creazione, chef, lo pane. Abbiamo olio, acqua, farina e kit dello chef. Fatto. Prima la gara, ok, ci sono belli suoni da tempesta, ok, io vado, notte sei Rubian, notte, grazie, it's a trap, meraviglioso, il tuo pane è un profumo molto buono, benvenuto nella gilda degli chef, ti prego, prendi queste ricette e buona cucina, viandante. Ok, distintivo apprendista gilda dello chef. Prostata di frutti di bosco. Nuova ricetta, uovo sodo. Nuova ricetta, uovo in carrozza. Quante ricette ora, impasto. Ma dobbiamo fare 1000 soldini di roba da cucinare. Allegria di succo, quella è buona perché la dobbiamo dare a quell'altro. Patatine fritte, vai, chi ne vuole un po'. L'olio, finalmente lo possiamo fare. Condimento. Quindi intanto dobbiamo fare l'allegria di succo. Che ci vuole? Kit dello chef, che serve cosa? Pietra e argilla, va bene. Poi bisogna fare un'acquettina. Poi serve una bacca blu. Le ho posate tutte, mi sa, le bacche blu. Sa che ce l'avevo, ma l'ho posata alla fattoria. Quindi non la possiamo fare adesso. Qualcosa? Sembrava. Raga, nessuno mi sta consigliando dove andare a trovare questi membri della ciurma. Ciurma, andiamo tutti all'arrembaggio forza. Qui c'è una missione alla pietra saggia. Interessante. Andiamo intanto per di qua a vedere se c'è qualcuno. Vediamo di qua se si trova di qualcuno.
pensai mai che fosse qui. Proprio come volevo. Tanto cattiva. Vuoi bloccare tutta la live, maledetta. Bello è che anche te non mi stai dando contro però. Cioè non mi stai neanche indicando le cose. Quindi mi stai lasciando tempo libero per poterla andare a trovare. In realtà anche te non stai facendo il tuo lavoro. Oh, chissà se si può mangiare. Scommetto che Jojo Casineiro lo saprebbe. Ehi, ciao, mi fa piacere vedere che sei vivo e vegeto. Anch'io sto bene. Ah, è Gibby il marinaio. Uno l'abbiamo trovato. Ti è andata male, Lara? Non ho bisogno di ostacolarti. Sono riuscito ad arrivare. Invece, guarda, sono riuscito ad arrivare a quel villaggio laggiù. E chi l'avrebbe mai detto? Ho scoperto che era un villaggio pieno di chef. E per Vinci il cibo è fantastico. Oh. Siamo in taverna, probabilmente ubriachi. Va bene, potrebbe essere un'idea. Perché uno gli piace l'ozio, ci ha detto. Uno ci piaceva il cibo e abbiamo trovato un dosimagna. L'altro gli piace l'ozio. Vediamo se nelle città c'è una cosa tipo taverna. Potrebbe essere una soluzione. Sono qui a raccogliere ingredienti per un nuovo stufato. Comunque, ti prego di dire a Capitan Tirasu che sto bene e che può venire ad assaggiare il mio stufato quando vuole. Ne abbiamo trovato uno di tre. Ora le cose si intensificano. Equipaggio mancante. Abbiamo Gibby il marinaio. Ora torniamo da quell'altro di base. No, allora, mi ricordo che c'è una gilda di sarti. Quindi tacchi il sarto, sappiamo già dove trovarlo, direi. Comunque dicevo che se noi tornassimo adesso qua giù proprio, potremmo sentire da lui cosa piace ai vari personaggi. Quindi potremmo avere degli indizi. Ora ci si va, che in realtà non mi ricordo dov'è la gilda dei sarti, quindi comunque è da cercare. Nel passaggio si va alla ricerca di questa qui. Che c'è lì sopra? Roba succosa. Sì, mi hai distratto, mi hanno distratto tutti, è stata lenta. Ma ora sta ingranando, Lara. Sta ingranando, sapevatelo. Qui c'è una sciuità. Ah, qui è la macina. Qui è dove macinano per fare la farina. L'omino della farina. Ah, l'omino focaccina che vive nella farina. Fanno la farina con 5 fiori che gli diamo. Questo commercia non ci interessa. Qui che c'è? Ponte di pietra, ma manco morto. Questo chef masso della gilda ci si arriverà, non è adesso il caso. Anche perché adesso abbiamo un'altra missione. La prossima settimana, se abbiamo trovato tutti i membri, come pronostico faremo il ponte. Riusciremo a fare il ponte la prossima settimana? Quella è una bella sfida, eh? Abbiamo visto l'altra volta che ci è voluta una live intera per fare il ponte. Qui c'è un indovinellino. Pronti? Pronde? Dimostra la tua abilità. Lavora sodo per portare alla terra ciò che dimora nell'acqua. Pesca un pesce più grosso di 22 centimetri. Questo sì che è da boncare. Questo è decisamente da boncare. Che verso era? Ciao, di fiorellini. Che bello raccogliere fiorellini, eh? Ramettino. Fiorellino. Piantare niente. Trick e track. Guarda che bello che è ciliegio forse. Guarda che bello.
No, è fantastico. Esteticamente questo gioco è qualcosa di... è una presa per gli occhi. Qualcosa di spettacolare. Eccoci sulla spiaggia, quindi siamo arrivati dal marinaio. Ora mettete, li dico quali sono le particolarità dei vari marinai. Micio crede in me, comunque devo farlo per lui di trovarli. Ha scommesso sulla mia riuscita, io non posso deluderlo. Ci voglio riuscire. Signore, signore, capitan tira su. Gib il marinaio era bravissimo in cucina. Abbiamo trovato. Tacchi il sarto amava la natura. La natura, che può voler dire? E a Luffolo il marinaio piaceva rilassarsi. A uno piace la natura e all'altro rilassarsi. Dove potremmo trovarli? Andiamo sempre sulle missioni a questo punto. Vediamo se ci portano a scoprire posti e cose nuove. A uno piace la natura, all'altro piace rilassarsi. La natura e rilassarsi. Che bello questo. Questo è un albero di coronavirus? Ah no, sono, non sono tondi. Per forza non posso lasciare non piantato un albero qui, sennò poi l'ho bello ritrovato. Sì, io mi dissocio. Qui siamo in mezzo alla natura, questo è poco ma sicuro. Se non è qui, non saprei dove potrebbe essere uno a cui piace la natura. La volpina verde. Ciao volpino. Un bambex. Sarà mica quello che dobbiamo cercare, no? Un ciattolo. Ah, qui la missione è fare il ponte. Maledetto ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto. Potrebbe essere uno ama la natura e l'altro rilassarsi. Entrambi potrebbero stare proprio qua con questa descrizione. Ah, qua giù c'era una città che non abbiamo visto l'altra volta. Scommettete che qui c'è la Gilda dei Sarti? Se c'è la Gilda dei Sarti vuol dire che è qui vicino. Mamma mia, sta lì sempre. C'è una missione già fatta qui. Questa missione spasso. Qual è spasso? Pesce da salsa da consegnare a Mario. A Mario. Fiorella, hai sentito? A vaseria ghiacci fuoco. Sono molto interessato in vasellame. Ok. Signore, Leda, signora, la smetta di guardare le rocce. A Mario e a Rivabella sono molto interessati al cibo. Sai com'è, senza si muore. Non ci è nulla in questa città. E perché c'è il simbolino della casa? Cos'è il simbolino della casa? La bacheca? No. Questo? Cos'è? È proprio indicativo del paesaggio, del paesino, io.
è sopra la missione, qua su. Eccola. Ma com'è la regolazione dei volumi? È a modo ora? Scusa, da dove ci passa? Tu. Ruby TikTok. Fai video. Per la centesima volta non sono il panettiere. TikTok. Sei ancora qui, eh? E sei in... O sei intollerabilmente o sei intollerante al glutine, perché io odio il tuo. Sei ancora qui? O sei intollerante al glutine, perché io odio il glutine TikTok, oppure stai cercando Ruby TikTok, il capo della gilda degli stagnini. Che gilda è? TikTok, beh, sei fortunato, l'hai trovato. Vincite alla gilda degli stagnini. Non tutti hanno, sanno come funzionano le cose, né sanno come rimetterli assieme se si rompono TikTok. E di certo non accettiamo panettieri nella gilda degli stagnini TikTok. Non sei un panettiere, vero? In realtà anche, però va bene. Annusa. Beh, comunque non hai l'odore di un panettiere TikTok. Ecco la ricetta per il kit dello stagnino: la ruota dentata e alcuni ingredienti per iniziare. Torna quando hai creato una ruota dentata. Cavoi per stagnino. Ruota dentata serve il kit dello stagnino, parti di macchinario che abbiamo, lingotto di ferro e cosette. Vabbè, mi fido. Ho imparato a creare una ruota dentata. Tienila tu, TikTok. Considerati pure parte della nostra gilda TikTok. E sei lontano dai panettieri, TikTok. Veramente sarai parte della gilda, ma va bene. Nel villaggio ci sono 5 scatole gialle di ingranaggi. Una di queste deve avere un problema. Hai scoperto cosette. La ruota dentata. Dello stagnino. Ah, una sappiamo dov'è di cosa. Ruota dentata. Un ingranaggio sappiamo dov'è. Qui guardavo se ce ne fossero altri in realtà, perché sono andato giù diretto. Ma magari c'era qualcosa di interesting. A chi? Perché qui ci sarebbe da piantare, ma non ho per piantare. Comunque l'albero di coronavirus l'ho piantato io probabilmente. Oh, eccone uno. Questa scatola di ingranaggi sembra funzionare bene. Andiamo alla prossima. Una era qua, l'abbiamo vista prima. Funziona bene. Where is the next? Sono 5. Tu chi sei? Igor. Non ci sono più bambini da quando è arrivato il miasma. Lor, signori, lor. Io vorrei un po' di cose, di speculazioni sulla lore. Ne avete? Non è che avete speculazioni sulla lore? Dai, voglio sapere le vostre idee sulla lore. Se stiamo scoprendo un po' di cose curiosine. Oh, gattino. Ciao, gattino. Funziona. E ne mancano due. Tu chi sei? Fiorella, ci hai già parlato. Di non c'è nulla, di là non c'è nulla, di là. E il villaggio è finito, eh? Oh, bimbi, gli è finito il villaggio. Viola, ciao Viola. Che libri piacciono ai marinai? Quelli da mare. Signora scatola, mi scusi signora scatola, dove è lei? Qui c'è un altro villaggino però. Oh, curioso. Qui producono
che producono? Stagnatrice distruttrice. Fanno le cosette per ogni gruppo di oggetti da 50 di soldi. Ok, ok, ha senso, ha senso. Quindi se gli dai tu ciottolini e loro ci fanno le cosette. Dove sono le scatole che mi sono rotto? Raccatta i fiori, bene. Vedo che vi è piaciuta tanto la challenge del no occhiali. Io quindi ripeto, se ne avete altre da proporre, ben vengano. Io mi diverto a fare queste cose. Proponete, proponete. Ma c'è il silenzio. Ci fu lo silenzio. Oh, ha detto nel villaggio. Io però nel villaggio ne vedo altre. Ah, guarda nascosta maledetta. Però anche questa non è. Dobbiamo trovare la quinta. Bella sta musichina. Mi piace tanto. Tu tu tu. Sarà di sicuro qua, nascosta dietro a qualcosa. Eccola. Ah, individuato il problema. Ma perché c'era un filone di pane incastrato nel meccanismo? Vedi che fa bene odiare i panettieri però, fa abbastanza bene. Maledetti panettieri. Ho visto che manca quello per il VIP. Cos'è quello per il VIP? Spiegami meglio, per favore. O preferisci non basarti sui punti per quello? Che vuol dire? Scusa. Non ho capito la cosa. Probabilmente è che non la conosco, non la so e quindi non ci ho neanche pensato. Se me la dici, volentieri. Ottimo lavoro, il planetario è di nuovo in funzione. Un tic per ogni toc. Benvenuto nella gilda degli stagnini. E non fidarti dei panettieri, TikTok. Distintivo apprendista della gilda degli stagnini. Hai ottenuto una nuova ricetta. Ingranaggio. Parti di macchinario. Zangola, che non so che sia una zangola. Formaggiera. Concimiera. Spettacolo di fuochi d'artificio. Semiera. Filatoio. Ok. Ah, io volevo andare di là. Si riesce ad andare di là? Oltre il fiume? Oltre il mare? Si riesce ad andare oltre il mare? Oltre il mare non si può andare, eh? Sapevatelo. Siamo su un'isola e non c'è il mare. Oh, lì c'è qualcosa di interessante. Per me si può, però devo passare da sopra. Follettino. Perché molti canali hanno il coso per i punti per assegnare il VIP? Ah, quello, no, non l'ho voluto fare perché sono limitati i VIP, non mi garba. Preferisco darlo io il VIP. Il VIP è più VIP, appunto, dopo veramente, non che uno ha farmato punti, ho capito. Sì, sì, un canale che seguiva ad esempio dava il VIP in cambio di 30.000, e ho visto anche di più, 250.000 l'ho visto, sì, sì. Comunque io al momento stacco un attimo, dovrei esserci fra 10 minuti. Va bene, Lara, grazie di avermelo detto. No, c'ero quasi. No. No. Ce la faremo? Ce la faremo? Ce la faremo? Gnafo, gnafo. Sacco un gnafo. C'è altri modi per arrivare di là, perché ci sono andato, quindi un modo
trovato. Da sotto. Deve di passare da sotto. A questo punto ci facciamo le missioni. Questo era il ponte, abbiamo detto questo. Ciao Lord. Benvenuto. Oh, se non parli italiano, welcome if you're not Italian, Lord. Ah no, sto morendo solo nel mod. Ah, sei il mod di Miyoshi, scusa, non ti ho riconosciuto. Sono troppo rintronato io, non ci fa caso. La serata è partita malissimo, è partita con il cellulare che mi si è sfondato, quindi sono sono tutto così oggi. Sono passato perché ti ho visto in live. Grazie, grazie di cuore, mi fa piacere che tu sia passato. E scusa anzi se non ti ho riconosciuto, come ti ho detto non è partita benissimo la live, stiamo andando meglio, ora stiamo recuperando. Non me la segno? Ah no, me la segno, non ti preoccupare, va bene. Va bene, scusa. Scusa. Non volevo. Ma di qua c'è il ponte per andare di va. Ma di va che c'è? Nulla. Vediamo se si riesce a salire di lì. Yonder è un giochino molto chill, molto bellino. Molto anche pensato probabilmente per i bambini, ma ha il suo perché comunque. Ok, ok. Mamma mia, non ci riuscirò mai adesso. Di qua? Nemmeno. Si può led andare su a sto punto? Sì, di lì si dovrebbe andare su di qua. Andiamo. Facendo il giro delle sette chiese per salire due gradini praticamente. Ok, di qua. Tu chi sei? Viola, ci sei già parlato. Altro villaggino qui. Ah no, questo è dove fanno la farina. Vabbè, ma non c'è indice di età per giocare. No, no, ho capito, ora ti spiego, hai ragione. Ora ti spiego. Sembra molto carino, sì. Ha uno scopo, sì, ora te lo dico. Arrivo io a riempirti di domande. Mi fa più che piacere. Possiamo fare un ponte sospeso? Dove mi porta sto ponte sospeso? Ha un qualcosa che non si sa. Sprechiamo 8 viti, sì, decisamente sì. Via col ponte sospeso. Allora, il concetto del bambino, mi riferivo alla narrazione, semplicemente, tutto lì. Che non vuol dire che può essere giocato solo da bambini, vuol dire semmai che se uno si cerca certo tipo di gioco, ovviamente questo non ha quel tipo di profondità nel modo di essere raccontato, non nei temi, ma nel modo. Quindi è ovvio che ogni tanto ci sarà il follettino, i vari dialoghi sono sempre molto stupidini, no? Ok, cose così. Nient'altro. Che poi la narrazione ci sta, la storia. Non è certo, che ne so, il Signore degli Anelli, però non è malvagia. La storia qual è? Noi siamo. Eravamo in una nave. Stavamo andando, non abbiamo capito bene dove, sembrava tipo verso casa, da quello che ci aveva raccontato, quando c'è un naufragio e scopriamo che il naufragio è stato guidato da un'entità che si è presentata come la madre dei folletti. La madre dei folletti ha detto che noi la possiamo aiutare perché possediamo questa bussola qui, che è tipo magica, non sappiamo bene come funzioni, che è quella che sostanzialmente ci dà a noi gli obiettivi. E ci ha detto che ci ha fatti andare lì, su quest'isola, perché dovevamo trovare i suoi figli, che sono folletti. Quindi siamo arrivati in questo mondo, stavamo scoprendo oggi un pochino di lore, parlando con i vari personaggi, un pochino di lore te la danno. C'è questo regno dove non crescono più i bambini, non sappiamo perché e per come, dove si è presentata questa cosa che si chiama miasma, che è tipo una mega nuvola viola,
e i folletti tutti insieme riescono a eliminare i miasmi. Quindi ci sono i vari miasmi che richiedono tot folletti per essere eliminati, che quando te li liberi sostanzialmente liberi una zona, quindi puoi continuare a esplorare, puoi trovare dei tesori, puoi trovare roba varia. Quindi noi ora siamo alla ricerca di folletti e dell'eliminazione di questi miasmi sostanzialmente. Niente di così esagerato come ti ho detto, ma insomma non è malvagio comunque. Ah, io volevo andare qua in realtà, quindi di qua ci verrò dopo. Siamo riusciti ad andare al di là del fiume. Si è messo un po', ma siamo arrivati al di là del fiume. Sembra carinissimo allora, lo è veramente. E riecco Lara, ciao. Che abbiamo fatto il giro delle sette chiese per attraversare il fiume. Fine. E poi ho spiegato a Lord la storia, diciamo, un po' del gioco. Mario, ecco i follettini, eccone un altro. Spasso si chiama questo. Grazie, amico. Credo che mi piacerà viaggiare con te. Sarà divertente come pescare sogliole. Ogni follettino ha la sua... Ora, vedi, noi la lore in realtà non l'abbiamo esplorata troppo, però qui c'è un sacco di lore. Se vado qui, folletto per folletto mi spiega le cose, mi spiega le cose del bestiario, le... Ho sentito uno starnuto? C'è qualcuno su Discord? No, me lo sono sognato. Sono totalmente sognato, bene. Ah, era l'animaletto. Scusate il lag quando cambio finestra. Non ci ho pensato, lo sono passato su Discord. Sì, era uno starnutino in game. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Comunque, come puoi vedere, c'è l'habitat del follettino, la personalità. Ce n'è tanta di lore, ce n'è tanta. Noi non li abbiamo mai guardati. Sarebbe mettersi qui poi una volta, guardarla, esplorarla, perché poi c'è i pesci, il bestiario e le costellazioni. Noi troviamo delle cose relative alle costellazioni a giro e non sappiamo ancora cosa siano, come funzionano. Di sopra intanto c'è un miasma. Io se riesco, visto che i miasmi sono tipo la cosa principale da fare sempre, se riesco ci vado e lo elimino. Così ti faccio vedere sia il miasma in sé, sia l'eliminazione con il folletto del miasma. Ma mi sa che non ci posso andare qui. Ecco, qui c'era una costellazione una volta. Era disegnata su sta pietra, ci abbiamo interagito e è sparita dalla pietra. L'abbiamo raccolta, tipo, è finita in quella guida nostra che abbiamo. Allora, qui sopra come si farà ad andarci? Sì, ci si potrà andare, ma ci si deve andare, c'è un miasma. Mi sono intenerito per lo starnutino, anch'io. Che carino Lumi. Lumi è il primo che abbiamo trovato. Cioè, ci è stato proprio dato Lumi di principio. Trovato qualcuno di nuovo? No, solo questo ora, mi sembra. Non me lo ricordo se ne abbiamo trovati altri. Oh, proviamo a salire di qua. Sento il rumore del miasma, quindi è proprio qui sopra. Ma ci deve essere il modo, perché se c'è il miasma, il modo ci deve essere per andarci. E non è dall'altra parte, perché se si guarda la mappa, pure di qua c'è la montagna. Quindi o si deve andare sopra proprio e poi da qui si scende giù. Ma la vedo molto difficile. Ecco, tipo così. Ah, siamo quasi. No. No. Difficilino, eh. Molto più difficile di quel che sembra. Ok. Ah. Vediamo se riesco a bloccarmici qui e poi saltare di là. No. Oh, troppo. Dai, dai, che ci siamo quasi. Maledetto gioco. No. Tre volte. Allora, quando salti proprio a filo, 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 e la pietra ti salta all'indietro. Quindi bisogna stare attenti. Bisogna prendere sempre quello spaziettino per saltare.
Ecco, tipo anche così, lo puoi anche sfruttare come cosa. Perché non mi salti? Guardalo. Guardalo, si ferma nell'altra pietra. Non ce la fa. Chi è che fischia? Sto facendo il tifo, grazie. Mi aiuta a darmi spirito e voglia di continuare. Non ce la faccio più. Come mai? Da dove sono passato prima? Ve lo ricordate? Di qua? No. Oh, eppure prima l'ho fatto, Siete testimoni. Forse di qua? Ma non ci si vede neanche più nulla. Proviamo a ripassare da qua addirittura. Poi si fa questo. No. Ok, no. Tecnici per l'ascensore. Ah, c'ero quasi. Troppo poco. Poi è pieno anche di easter egg. Non sembra, ma è pieno di lore questo gioco. Dai, dai. Ok, siamo tornati su. Va bene, non ho capito come, ma l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Ah, però qui. Come si è fatto prima? No, eccoci. Siamo ritornati in fondo. È fastidioso, ma allo stesso tempo lo voglio fare. Quindi andiamo, ci credo. Ok, no. Ok, si è fatta. No, non cadere giù. Invece sì. Devo tipo saltare subito appena tocco. Così, così. Qui ci sbatte la testa, non salta più su. Quello è il problema. Dai, ce la facciamo? Voi che dite? Secondo voi ce la posso fare? La vedo difficile, sinceramente. Ok. Se riuscissi a capire come ho fatto prima andare qui sopra, sarebbe una grande cosa. Quello che non mi riesce più. Fondamentale. Se passassi di qua invece, ora che ci penso. No, qui mi rimbalza sul muro. Ok, qui. Ah. No, però posso fare doppio salto lì. Sì. Non lo fa. Cioè non è un doppio salto, è un salto. Salto su un... salto su e poi salto quando sono sull'altra pietra. No, di qua è più difficile, di qua è impossibile, tipo. No, di qua mi sembra che non ci vada. A meno che io non allunghi un pochino. No, è troppo difficile di qua. Andiamo così. Ah! Poi è proprio difficile, cioè il problema è che è proprio difficile. Non mi riesce più andare lì sopra. Guarda. No. Devo stare attento a non volare di sotto. Inizio a valutare che fosse un caso che fossi riuscito ad andare lì sopra. No! Vi saluto amici belli, è stata una giornata pesante. Va bene Matt, grazie di essere passato. Grazie della sub. Straordinario, ti voglio un mondo di bene. Ho fatto bene a puntare su di te, te l'ho detto.
ti devo portare a in alto te. Quindi mi fai un essiottino per favore, Lara. Matt se lo merita di nuovo un altro. Grazie. Chi? Grazie Lara. Proviamo a passare. No, che di qua è tipo bloccato. Inizio a valutare che di qua non si dovrebbe proprio potere. E dovrebbe passare per forza da sopra, perché è troppo difficile, mi sembra. Anche se so che ha degli easter egg difficili sto gioco. Quindi potrebbe essere anche volontario, ma... Oh, ecco. Per una volta che ci arrivo, faccio il danno. Ok, ci siamo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, eccoci. Questo è un miasma, questo è piccino. È abbastanza piccino. E dentro c'è solo un tesorino, però. Te la meriti, fra. Buona. No, ma che mi merito? Te ti meriti un sacco di roba. Intanto, questo miasma richiede 5 folletti per essere eliminato. Noi ne abbiamo 13. Quindi, eliminiamo il primo. Ecco il follettino che fa la magia. Eccoci il tesorino. Stai a vedere che cavolata che c'è qui dentro. Una tintura. Va bene. E qui sopra, altro tesoro. Shampoo galassia. Poi di martello. Soldino, buono, buono, buono. Lore! È quel che rimane di un diario consumato. Con il regno in rovina, che ne sarà dei guardafolletti? Ora non ci sarà più nessuno per comunicare con i folletti. Noi siamo un guardafolletti, questo lo sappiamo. Quindi il regno sappiamo che è andato in rovina quando è apparso il miasma. E sappiamo che da quando c'è il miasma non ci sono più bambini. Non sappiamo praticamente altro per ora. Tanta lore in un giochino così caruccioso, così tenerello, così tranquillo. Quindi anche questa è una cosa che secondo me gli dà tanto merito. Adoro che quando si butta diventa Mary Poppins. Vediamo. Laggiù c'è una vena mineraria, andiamoci. Allora, vediamo se mi sai anche aiutare anche te, se hai qualche idea, anche se non conosci i posti del gioco, ma magari viene un posto che mi potrebbe svegliare qualcosa a me come cosa. Stiamo cercando i marinai con cui siamo arrivati sull'isola. Uno l'abbiamo già trovato, era un appassionato di cibo e l'abbiamo trovato vicino a una città dove facevano cibo. Semplice. Gli altri due sappiamo che uno è un amante del relax e un altro è un amante della natura. Basta, non sappiamo altro. Secondo te, con due indizi così, dove inizieresti a cercare? Lord, dicci te. Vediamo se la nuova mente ci aiuta. Sento che Lara ti vuole depistare se ti dice qualcosa, perché abbiamo fatto il pronostico, saremo riusciti a trovarli tutti e lei ha votato no, quindi... qui ce la facciamo a pelo. Questo deve essere importante di miasma se richiede 12 follettini. Un volpino nero, un volpino delle ceneri, va bene. Funghetti, va bene, tutta roba basic, però... quanta bella rubina qua, allora. Bella rubina è qui dentro, credo. Nulla. Legno. Un ferro. Delle bacchettine rosse. E basta. Cioè, tutto sti folletti per tre casse con del niente. Va bene. E dei funghi. Vabbè. Non ascoltarmi, infatti. Ok, avevo visto anche questo miasma che volevo andare a liberare.
E poi si può provare ad andare verso questo qui, che è una specie di viaggio rapido. Banana. Quanto lo adoro quando parte la musichina. Quante vene minerarie, bello, bello, mi fa piacere. Ma anche le musichine sono veramente molto belline, e anche gli effetti sonori e visivi, cioè veramente fantastico questo gioco sotto tanti 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 aspetti. Poi con una lore così approfondita per un gioco di questo tipo, io penso ce ne siano veramente pochi. Dov'è il miasma? Laggiù, lo vedo, ok. Non volevo buttarmi per poi scoprire che dovevo tornare su. Signore, chi è lei? Nonno Giddy. Ehi ragazzo, bella bussola, ma non quanto il mio Bambex però. Ah ok, questo è quello che ci ha mandato a cercare il Bambex. Ciovine. 13 folletti, preciso preciso. Vediamo se c'è un bel diare 8 qui. Di solito in questi pezzi qui ci sono i diari. Tutto il miasma di forretta fior di legno è stato ripulito. Benissimo. Tesoro con velo. Bellino il velo. Però mi piace più il cappellino che abbiamo. C'è altro, quindi andiamo qua su, facciamo un bel teletrasporto e vediamo dove mi porta. Quanto bella sta musica al pianoforte. Devo imparare a suonarla anche questa, mi piacerebbe molto. Devo dire che mi divertirei. No, e ti pareva, l'unica che va solo di giorno l'abbiamo beccata quando è notte. Ah, di giù ci siamo già stati in realtà, mi ricordo. Di va. C'è la missione del Bambex, qui ok, si è fatto praticamente tutto. Quassù ci sarebbe da andarci, se no si può andare qua. Che è questa zona qui, quindi è tutto questo giù. Può andare qua, poi dopo tornare su è un po' un casino. Quindi forse è meglio andare su allora da qua. E poi giù ci si va dopo. Tanto da su si può andare ovunque. E da giù che non è facile andare su. Via. Tarara. Allora noi siamo usciti di DV. Siamo belli tornati su, Maremma bella Maremma. Quanto è bella la Maremma. No, di DV non si passa. Qui è dove si è scalato. Maremmina. Giuseppina. No, forse ci conviene passare da giù e forse c'è una via per andare su. Forse. Non ce la via per andare su, vado giù. Oh, di qua c'è. Sì, qui c'è tutta la zona ghiacciata che avevamo visto. Di sicuro comunque i tre non sono qui. Perciò si va in su. Vado verso il mio aspetto. No, ma qui è chiusa la via. Maledetto. Sono quasi mezzanotte. Viva. La solita via di prima.
Vediamo. Chiuso anche qua. No, qui è aperta. No, qui è troppo ripida. Qui non ci va. E questo? Easter egg. Questo è un easter egg. Oh, ho visto uscire e entrare qualcosa. Ho questo? Non mi ci va però. Ah, è solo un disegno. Ci speravo. È troppo bellino. Allora si riprova il teletrasporto là. Ora che è giorno. Quella pianta. Un po' di volpi cenere. Nessuno che dice nulla dell'easter egg. Eccola, vedo la pietra fluttuare. Quello è il teletrasporto cattivo. Eccolo qua, il teletrasporto cattivo. C'era una pietra che si è alzata. Tec. No, dove sto andando? Ok, qui c'è un miasma qua su. Sbagliato andare giù. Qui si arriverà lassù. Che giro bisognerà fare? Sembra di qua. Qua giù c'è un punto interrogativo. Che ci sia un marinaio? Oh, qui c'è un miasma. Ah, c'è un ponte da fare poi. Sedici folletti per fare sto ponte poi. Maledetti. Questo non deve essere certo early game. Giù, c'è roba interessante, sì. Un diario, un po' di lore. È quel che rimane di un diario consumato. Vediamo il danno che lo spremi nuvole ha subito. Spremi nuvole? Una nebbia velenosa avvolge il regno, minacciando di diffondersi nell'entroterra. Quindi questo è proprio premiasma. Quindi il miasma l'ha creato lo spremi nuvole. Quindi avevano questo strumento spremi nuvole con cui spremevano le nuvole e ha creato il miasma. Interessante. Nulla. Ah, è il diario.
E sto andando verso la pietra Swajwa. Questa si è già fatta. Si è già fatto. Qui si è già fatto. Qui c'è anche la fattoria. E bisogna per forza andare qua su e qua giù. I marinai devono essere lì. Se non sono lì, niente. Non si possono fare adesso. Qui si è già fatto con i lupi, vero? Sì, sì, sì. Qui mi sa che si è trovato un folletto, forse. Corri ragazzo laggiù. Corri ragazzo su giù. Tararitta. Tiririra. Tira tira tiririra. Tittaru tittarira. Taritta. Tatta. Tiriritta. Tatta. E abbiamo fatto tutto. Già stare, abbiamo già fatto le varie missioni. La solita rompina. Toba. Dobbiamo provare ad andare su. Ok, di qua mi ricordo che c'è la via per andare su. Quindi questo è il posto giusto. Eccola lì. Solo per dar noia a Lara voglio trovarli tutti e tre oggi. Siamo arrivati alla nostra fattoria, leviamo un po' di cacchine perché ne avremo tante. Eccole qua. La musica di prima, ma senti a coro, che bello. Buona fortuna. Quanto passiva aggressiva. Bello questo col corino. C'è un miasma, bisogna salire, qua si sale almeno. Dai che ti voglio bene, lo so che mi vuoi bene, anche io ti voglio bene, lo sai. Il mio cellulare è morto per non sentirti più. Lui non ne poteva più, è lui che non ti voleva bene. Si è suicidato. Devo dire che già avevo da cambiarlo tanto, no? Ok. Qui ce ne volevano 11, non ci si era riusciti. L'altra volta ne abbiamo 13. Zack. Tac. Qui c'è da piantare ma non abbiamo semi. 4 semi di qualcosa. Va bene. C'è un altro miasma laggiù. Qui sopra c'era un paesino, ma sembra che esci faccia poco. Miasmino, miasmino bello. 12 folletti, ce ne abbiamo 13, ci si fa. Un tesoro, bene, bene. Anche delle, un po' dove piantare. Picco numino, miasma ripulito, perfetto. Abbiamo preso degli altri semini. Ah, di qui si potrebbe andare su, ma noi si vuole andare qua.
Ah, questo è sul lago ghiacciato, sì, me lo ricordo. No, è in acqua. No, Mishi muore. Maledetto, Mishi muore. E allora come si fa a rimuovere il miasma? Ci sarà una tuta da sub tipo dopo? Credo, per me da qualche parte si può arrivare senza vogare. No, laggiù ce n'è un altro di miasma. Qui? Vai, qui ce la fa 11. Perfetto. Qui c'è un tesoro. Perché mi hai riportato qua giù, maledetto? E soprattutto, come si arriva ora al tesoro lì? Non mi salta. No, mi hai riportato qua giù in fondo. Come si fa? Forse se mi butto da sopra. Deve essere così. Devo andare da qua su, forse. Bel saltino. Mi è saltato, maledetto. No, sta affogando. Gna. Si parte da qua giù di nuovo. No, qui è un pochino più vicino almeno. Forse devo salire qui sopra. Esce. Ok, non ci arriverò mai lassù. Gna. No. Gna. No. No. Nada. Andiamo a fare il giro. Ecco un altro albero di coronavirus. Salva. Vediamo se di qui si riesce a salire sul pietrone quello lungo. Oh, è lì sotto. C'è anche un tesoro. Non vedi? Hai capito gli easter egg di sto gioco, maledetti? Shampoo spettro. Ok. Ce n'è un altro qui. Shampoo macchia d'olio. Salta. No, non salta e non mi va laggiù. Non mi ci arriva mai. Neanche da lì sopra. E allora come si farà mai? Non capisco come ci si arriva. Qui non mi dovrebbe affogare, invece sì. Mi affoga anche di qua. Ah, devo tipo saltare al momento giusto. Credo. Yeah.
troppo tardi. Ora, no, non è così. Ah, forse devo fare il giro di qui, guarda. Proviamo, proviamo, proviamo. Farlo veloce però. Sì. Non ci sale. Guarda, vado di qui pure. Yoga, sì. Forse si salta da qua. Arriva vicino ma non sale qui. Questa è dura. Forse... io me lo ricordavo ghiacciato, forse congela a tratti, non lo so. Seconda come congela, seconda come no. Forse perché piove. Non lo so. Ponte? No, fattoria questa, mi sa. Sì, fattoria con legno e vite, ce l'abbiamo. Facciamo un'altra fattoria qui allora. Però si può lasciare anche vuota com'è, eh. Non ho intenzione di dedicarci tempo. Però è un altro posto dove lasciare la roba, dove prenderla. Insomma, è utile. Ma è un punto interrogativo. Cinque, va bene. Sempre più difficile capire un po' di cose. È molto più difficile di quel che sembra sto gioco. Cose dubbie che non sappiamo di là delle missioni. Andiamo verso le cose dubbie. Vediamo se c'è uno dei marinai sulle cose dubbie. Scoperta la volpe del gelo. Ok, c'è un miasma. Sei, perfetto. Che è questa cosa? Una statua. Interessante. Poi c'è un altro miasma, mi dice. Ma sotto? E si arriva sotto. Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Francesco. Ho visto come si entra. No. Non è di legno. Non si sfonda. Di sicuro è di qua. Ma bisogna fare qualcosa. Ok. Si debba tipo sbloccare uno strumento ancora. Ah, era una trappola questa, scusa, scusa, l'avevo piazzata per sbaglio.
Sa che ti va bene, Lara. Che ci è qui? Qui c'era un paesino, c'era un villaggino. Queste statue... ci deve essere qualcosa relativo a queste statue. Chissà quanta roba ancora ci manca da fare. A me mi dà il gioco che siamo al 30%, ma, sai, ci credi? Aldo Cerani. Non provare neanche a barattare accessori a Spolaric. Ho sentito dire che non, che ne sono già pieni. Tu. Tu il colorato. Buongiorno, vendante. Sai di chi sta parlando? Hai l'onore di parlare con Q il colorato. Creatore di tinture e fuochi d'artificio senza uguali. A capo della gilda degli inventori. Maledetta. Tu il colorato vedi che sei qui per unirti alla gita degli inventori. Non rispondere, te lo leggo negli occhi. Iniziare il tuo viaggio è semplice, completarlo non così semplice. Prima di tutto portami 4 Selium e 4 Bacca Blu. Tu il colorato ha finito, ce li ho già. Tu il colorato ti legge in faccia che è tutto. Ora prendi questo vaso d'argilla, le ricette per la tintura blu e il kit dell'inventore. Torna quando avrai preparato della tintura blu. Tintura blu, inventore, tintura blu, ci vuole kit dell'inventore che abbiamo già fatto, vaso d'argilla, selium, bacca blu. Yeah. Ah, due ne devo fare. Andiamo, ok. Ora prendi questa ricetta per i fuochi d'artificio blu e divertiti, quando avrai acceso i fuochi d'artificio torna da me. Manca semi di selium e kit dell'inventore. Kit dell'inventore si fa. Semi di selium ce l'ho, ma alla fattoria. Quindi dobbiamo andare fino alla fattoria e tornare qui. Ehi tu, viandante. Dato che non sei di qui, forse potrei aiutarmi. Devo assolutamente farmi crescere la barba. Lo so che suona un po' inusuale. Tutti del villaggio pensano che sia fuori di testa. Signora Cora, perché vuole la barba? Vedi, Billo il Bello ha la barba più magnifica che si sia mai vista. Ne voglio anch'io una come lui. E so come farmela crescere. Il vicino del cugino di un'amica. Il vicino del cugino di un'amica di Maria dice che serve dello stufato di pesce fantasma per farti crescere la barba. Lo stufato è fatto con pesce fantasma pescato in acqua dolce. In laghi o fiumi verso mezzanotte. Quindi c'è anche l'orario per pescarlo. Oh, e non si mangia. Lo si spalma dove si vuole che cresca la barba. Che roba fortissima. Ne pescherei uno io, ma ho una paura assurda di laghi e fiumi. Qualsiasi cosa sia più grande di una vasca da bagno mi manda in paranoia. Ecco la ricetta per lo stufato di pesce fantasma. Puoi tenerla? E per favore, portami lo stufato di notte, proprio come il pesce. Lo stufato è più potente di notte. Maledetto. Ma dove mi sta indicando lui? Qui. Barba alle etichette. Ah, ok, qui è proprio dove ci si fa il laghetto, quello famoso dove non ci riusciva a trovare il modo di arrivare al tesoro. Tanto devo andare alla fattoria a prendere i semi di selium, ma devo passare di qua. Thank you.
Questa è quella degli oggetti prodotti. No, noi vogliamo la cassa, questa qua giù. Quella con la nostra roba. Vogliamo il Sembiserium. Filtra, perché... Ah no, c'è ordine, maledetto. Ormai. Tutto, ordina. Seme di Selium. Non ce l'ho mica invece. Ah, eccolo. 3. Perfetto. Quindi, tagliato. Così. Costruzioni, inventore, fuoco d'artificio. Ne fai uno. E poi va usato. Infatti ce l'avevo già tanti, però va bene. Lancia. Deve fatto di notte, così non si vede niente. A parte li ha tirati anche sulla pietra, quindi va bene. Va bene. Ciao, fuori d'artificio, bellini però. Non si può regolare però il tempo. Come facciamo? Questo compito è attivo. Mossa nascondi. Tiki tiki tac. Tiki tiki tac. Tiki tiki tac. Ok, lui ha aperto la torcia, quindi vuol dire che siamo verso mezzanotte. Guarda il pescione. Guarda il pescione. Guarda il pescione. Oh. Oh ma che oh. Oh ma che oh. Quanto. Pescere. Bello. A vedere lì l'ora non mi sembra proprio mezzanotte, però insomma c'è da capire come funziona sta cosa. Ah, adesso invece la salsa, va bene. Ah, ma c'è l'ora in basso a sinistra, non l'avevo mica vista. Alle 9 bisogna aspettare ancora un pochino. Pesce da salsa. Dobbiamo aspettare mezzanotte. Sono le 10. Con calma. In realtà è mezzanotte e 20. C'è un quarto, 10 e mezzo. E 11. Sta salvando. Bene, 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 bene. Siamo quasi a mezzanotte. Io tra poco tirerei a 50. Via. Il tempo che appaia. È mezzanotte. Noi siamo qui. Eccolo. È lui? O questo è il pesceretto? Pescere di nuovo. Ora però siamo a mezzanotte, eh. Dov'è finita? Deve essere da queste parti ora, lo stesso, dai. Non mi dica che è troppo tardi per pescarlo.
pesce merletto. No. Sta veramente che è troppo tardi. Noi la proviamo tutta la notte. Tutta la notte. Qualcuno ha già capito la citazione così. Pesci e borbotte. Pesci e marmotte. Niente, 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 niente. Vedi che ci è andata male. Questa è un'altra pescere. Vieni qua, pescere, vieni qua, pescere, vieni qua. Dove vai? Vieni qui. Non mi scappare. Tienilo, tienilo. No, se mi va dietro la roccia non lo vedo. Non so dov'è. Maledetto. Sto andando intuito. Ho preso lo stesso. Pesce. Niente, no, non si può più. Pelo. No, non volevo. Volevo raccogliere. Qui c'è la fattoria. Pur di non farmi vincere, cosa? Pur di non farti vincere. Belli. Vai a prendere da bere, va bene. E ora si smette perché tanto qui si è fatto tutto. Ah, qua. Cava dei fuochi d'artificio, ecco che volevo fare. Volevo tornare indietro e finire la missione dei fuochi d'artificio. È lì? Cos'è lì? Ah no, è un ingresso, sembrava tipo degli occhi da lontano. Ok, grazie. E voilà. Distintivo apprendista. Bene, abbiamo la tintura nera, tintura rossa, tintura bianca, tintura gialla, fuochi d'artificio rossi. Allora io direi che ora dobbiamo andare qua giù al vecchio regno. Per il resto abbiamo fatto quasi tutto. Qua giù che è? Pietra saggia. Abbiamo la pietra saggia completata. Andiamoci, dai. Andiamo là. Però aspetta, c'ho anche qui qualcosa. Qui mi sembra il caso di andare prima lì. Quanti shampoo, quanta roba. Bello, bello, bello. Shampoo giallo. Miasma.
Ciao, patatina. Ok, lo possiamo pulire, però c'è un ponte. Vediamo sto ponte cosa richiede. Ponte di pietra, addio, troppa roba. Il miasma qui non sappiamo dov'è. Cavolo, troppa roba. Qui c'è da fare ancora tutto sostanzialmente. Praticamente c'è una fattoria in ogni zona. Quindi mi manca qui al centro, forse. Non lo so. Abbiamo un sacco di missioni e ancora questa non l'abbiamo fatta. E boh. Tutto molto pieno di roba sto gioco. Sembra che più vai avanti più si moltiplicano le cose da fare, che sempre meno hai fatto, sempre di più. Ha la sensazione che ci sia sempre più roba da fare. Mamma mia. E qua che c'è? Qualcosa? Semplicemente all'altra parte. Sì, c'è un tesoro. Questo maledetto gioco pieno di easter egg. Un folletto, drago. Ciao Angie. Volevo sapere se è tornata Lara. Ti volevo far vedere il nuovo follettino. Sorpresa, hai appena trovato il miglior tesoro al mondo. Io. Lara, se ci sei batti un colpo. O anche due. Ciao Angie, eccola. Ma che cavino, aspettavo te per farti vedere il drago. Ma dai drago. Ora viaggeremo assieme, perché non c'è niente di più prezioso di un amico. Patatino. Quillino con le corna. E niente bimbi, io direi che si stacca, tanto qui ora siamo andati tardi, è già mezzanotte e mezzo, anche se pure oggi si è fatto tardi causa problemi al telefono, quindi ho recuperato ancora un pochino per quel motivo lì, e niente, direi che non ce l'abbiamo fatta con il pronostico, direi che i soldini, i gigliettini se li va ad aggiudicare la nostra cara Lara. E forse non era la sola, ora lo vediamo. Ha vinto il no nel pronostico. Quindi andiamo a chiudere. Salva. Torna alla schermata del titolo. Abbandona. Ora, visto che ho notato che c'è stato un altro laghettino, vi consiglio intanto di aggiornare la pagina. Aggiornare il video. Aggiornate il video un pochino, io vi metto questo. E vabbè, oh cacchio, perché c'è questo cosino sotto? Quindi facciamo due chiacchiere e mi sa che stasera salta il caro Gartic Phone, perché non vedo gente. Siamo in due. Angie forse si vuole unire, non lo so. Quindi spero che abbiate aggiornato. Il mottolino and ball. Ah già, questa andava finita. Ok, non ci sono sondaggi, l'aveva già finita da sé. Follower. Permetti di cercare. Ah, c'è solo follower, no. Osta, no. Marker. Il marcatore streaming, non so che voglia dire. Mod, poll, prediction. Ora la facciamo. Prediction. Però voglio vedere un po' i comandi. Sì, cosa ci sì? Ricompensa di punti canale. Slow off, subscriber off. User VIP and VIP. Ok, allora, prediction. Pronostico. Ah, sì, ci sono.
sì, però siamo io e te. E no, non si può. Era solo Lara che ha votato il no, quindi con un bel margine di 1,39 va a vincere. Ha scommesso 100, quindi dovrebbe vincere 39 biglietti. Mentre chi ha scommesso sul sì, quel 74%, ha perso. Filippo si è perso 200 biglietti. Ahia. Quindi scegli il risultato. Troveremo tutti e tre i naufraghi? No. Completare il pronostico. Credi che il nostro sia il risultato corretto? Una volta scelte gli spettatori che hanno optato con il risultato corretto saranno premiati con 390 punti canale. Non potrei cambiare idea e concludere il pronostico. Va bene. Cioè hai fatto pochissimo, non hai scommesso tipo niente. No, 390, mi sono sbagliato io, scusa. Come devi avvicinare il micro di abbassare la musica. Ok. Ok, meglio. Troppo bassa. Così, meglio. Meglio, meglio, meglio. Hai scommesso pochissimo, con 100 non so, quanto pensavi di poter vincere. Era perfetta. A me sembrava bassa. Così, quindi. Ok, vediamo. Va bene, così sia. Quindi, vediamo se c'è qualcun altro. Aspettiamo, che vuoi fare? Vai ai dettagli, guarda, voglio vedere. Va bene, ti hai vinto 390 alla DMK. Nando, starei dando, guarda, ti ringrazio, ma mi sa che si fa poco. Almeno non vi uniate ora. Bravissima Lara, bravissima. Buonasera. Buonasera bimbi, per Frodo, grazie per il raid. Vi unite per un Gartic Phone? Perché siamo addirittura d'arrivo, se no. Se no raidavo anch'io. Raidare un raid mi piace poco, se riusciamo a fare un bel Gartic Phone preferisco. Sì. Lurak? Lurka, da te, ok. Fatto stasera mod perché ieri sono arrivati i trollini. Sì, anche perché se lurcano mi sa che non si fa un gattofone. Non sai come si giochi, non è un problema, quello è il meno. È un gioco talmente easy peasy lemon squeezy. Basta trovare un quarto, guarda, se troviamo un quarto ti insintiamo, semplice. Tanto mi è morto il telefono, allora, sapevatelo. Mi è caduto per l'ennesima volta, era già mezzo andato. Vabbè. Già, fa così. Se lo scuoti un po', tipo, funziona a tratti non funziona. Quindi sto cercando di farlo funzionare il minimo. Vero? Vero? Mi ha sentito, ha detto, allora cambiami, vai. Io poi cambiami ora, maledetto. Non so se si nota, ma... era già un po' andante. Vedi? Vedi che stava volando via la parte sotto, perché qui era tutto gonfio. Stava tipo esplodendo la batteria. E ora fa così. Beh, meglio spento. Mamma mia, mi acceca. È andato un secondo. Se lo pigio, a seconda come funziona.
Ah, come ho fatto era riferito al pronostico. Devi fare slash prediction e slash poll per le poll. No. Però fa, serve, ha la sua utilità. No, ora è fisso bianco. Morto. Ora fa fisso bianco. Eccolo. Stiamo usando il telefono come... Ora fa proprio da torcia. Poi guarda quanto bianco, proprio... Cioè, è proprio come sembra in live, non è la luce. C'è da mettere il working per... il warning per epilessia, esattamente. Bello che è giusto questo pomeriggio. Ok, i pronostici, ora fa disco. Ok, ora c'è da mettere il warning per epilessia. Ragazzi, aspettiamo un quarto per vedere se riusciamo a garticfonare. Intanto io faccio così, metto garticfon. Maggiori informazioni. Avrei preferito scegliere io quando cambiarlo, invece non si può. Il problema è che ora anche a livello di fare migrazione di dati eccetera è più casino. Come se si fosse rotto proprio totalmente, quindi o lo aggiusto o è un casino. Prova a chiedere, va bene, va bene, va bene. Che gioia! Ma da quanto poi? Tanto ormai peggio di così un po' essere. Uno ci prova. No, eh? Provando, ma. Andato, totalmente andato. Paripa. Pira 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 pippa pippa. Allora, intanto che te chiedi, io faccio una cosa, guarda se ho un telefono di scorta, quindi arrivo subito, vi lascio qui 2 secondi, mi metto in be back e vediamo, magari fosse come le vecchie televisioni che con qualche botta tornano in sesto. Ma guarda che il problema è tipo quello, è proprio un problema simile, quindi ci stava. Allora, nel frattempo che cerchi il quarto, io cerco se ho un telefono di scorta, arrivo subito. Scena, scusate, ho rimesso quella giusta. Niente per ora. Overlay, signor Overlay, mi si è fottuto l'overlay. Eccolo. Allora, qualcuno ha trovato un quarto? Chi ci è per un gartifon? Renna vola sempre.
Sì, parlava di Terrennina. Facciamo così, io intanto lo apro, lo metto, ci si prepara lì dentro, poi se qualcuno arriva, bene. Cattura la finestra. Così. Ok, fai così. Centra nello schermo, voilà. Va bene, va bene, va bene. Appena si sa se c'è qualcuno, ti si fa sapere. Scusate. Ci mancava questo, no? Sono ancora raffreddato. Ora ci manca solo che sia ancora positivo, così siamo a posto. Tanto il link è qui. Per chi si vuole aggiungere. La salute se n'è già andata, non se ne sta andando. Che sfortuna nella vita, veramente. Quando ti devono andare male, ti vanno male tutte. Intanto sto andando a vedere se ci abbiamo il risultato in diretta per il tampone. E no, non ce l'abbiamo ancora. Pipum. Chi era? Lara. Ok, non si vedeva in chat, in live, non so perché. Shakera, shakera. Chi vuole un po' di cellulare shakerato? Cioè, si teneva veramente in piedi con le unghie e con i denti sto telefono. Chi mi consiglia un telefono? Facciamo a sto punto un po' di tecnologia? Come facciamo? Scusate, ma voglio vedere se riesco a capire che sta succedendo anche qui dentro. Ma probabilmente aprendolo si può rimettere a posto tranquillamente. Magari si è spostato qualcosa e aprendolo si rimette a posto. Però sai. Bisogna farlo. Non è così facile scontata la cosa. Poi il telefono va. È solo un discorso di monitor, maledetto. E se lo metto in carica che succede? Si prova? Normale, ok. Si illumina, basta. Ora non si vede più neanche per sbaglio. Esplode, bene. Proviamo a resettarlo. Ah, è il gamepad. Stavo dicendo, che cacchio è successo? Si intravede però il simbolo della carica, è così. Sì, sì, al 69%, per esempio, così lo intravedo. Fatto in maniera strana, ma lo vedo. Tanto messo peggio di così non può essere. È andato il monitor, è totalmente andato il monitor. Aspettiamo Brand e un quarto. E un quarto, alla ricerca del quarto perduto. Scriviamolo anche su Telegram, scusate, a sto punto. Meno male che Telegram va senza cellulare, a differenza di WhatsApp, maledetto WhatsApp. Sarà un casino anche con WhatsApp.
No, non va senza che sia collegato il cellulare. Invece Telegram sì. È quello, è proprio quello il problema. Invece Telegram no. È una bella differenza. È una bella differenza. No, fammelo staccare dalla carica perché sta tipo bruciando. Provando a spingerlo a intuito, non mi riesce proprio. Mettere anche il link anche su Discord, l'ho fatto su Telegram, facciamo anche su Discord. Vediamo se arriva Manuel, magari. Se arriva Annie. Sa che io mi avvio a letto, allora niente. No, no, no. Se non ci sei neanche te, si va. Allora, senti, aspettiamo. Si fa un ride, ci stai? Dai, il ride lo fai. Allora, andiamo a fare un bel ridozzo. Viva i punti, esattamente. Ma ti spengi il telefono? Mamma mia. Mi sbrilluccica negli occhi così, mi dà una noia. Va bene, allora questa si cancella. Qui torniamo di qua. Poi si va su Twitch. E si guarda chi è essere online. Ce ne diversi. Guarda, c'è chi sta facendo Gartic Phone, ci possiamo unire. C'è Robin che sta facendo Gartic Phone. C'è Marco che sta facendo Pokémon Spada e Scudo. Baphomet sul solito Escape from Tarkov. Misho con Call of Duty. Sander con Dragon Quest. E Sospiro con con The Elder Scroll. Quale? Non me lo dice mica. 5, Skyrim. Preferenze? Potrebbe andare da Robin e giocare insieme a loro. A Gartic Phone. Se no si potrebbe andare da qualcun altro. Va bene, andiamo da Micio solo per dirgli che ha perso. Va bene, è giudicata, guarda. Andiamo da Micio così gli diciamo che ha perso. Ha perso i suoi punti. Allora. Qua. Esegui un raid. Scusate un attimo, fatemi vedere una cosa. Io ho messo Featured Channels. Volevo vedere come funziona sto componentino, ma vedo che non funziona per niente. Bene, buono, bello. Scusate un attimo. Vediamo se ci si riesce. Non mi carica nulla, non so se a voi funziona. Niente, non mi vuole funzionare, quindi boh, vabbè, andiamo con il raid. Non abbiamo il raid al micio, poverino. Solo per farcelo restare male. Così Lalla ha voluto. Lalla ha ordinato in questo modo. Quindi, tac, il raid è partito. Sta caricando, quindi io vi ringrazio infinitamente per chi c'è stato oggi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto per la sub che è arrivata, per i follower, per tutto. E ringrazio anche il telefono che comunque mi ha dato qualcosa di cui chiacchierare. Anche se mi ha dato tante pene. Ma stai spento! Ok.
Io vi ringrazio ancora, rinnovo tutti i ringraziamenti, siete spettacolari, fantastici, stupendi. Ringrazio chi c'è stato, chi c'è, chi ci sarà guardando il video in VOD. Ringrazio chiunque ci sarà nelle prossime live. Domani potremo fare una bella live-otta, bella grande, essendo il fine settimana. Vediamo se riusciamo a fare il sabato. Però se fossi negativo potrei anche uscire in realtà, quindi non è detto che ci sia. Domani sera ci vediamo sicuramente alle 9:30, essendo sabato, con, non me li ricordo neanche io, Bitcop. Ci vediamo quindi con Bitcop, continuiamo la storia di Diamanti, sperando sia un pochino meno pesante. Io vi ringrazio ancora, spero di rivedervi presto, restate collegati per il raid e per prendervi i punti. Chi si è visto, si è visto, tanti saluti, ciao! We'll be right back.